Allora, io direi di cominciare questa piccola sperimentazione, di un modo diverso che cerchiamo di mettere in pratica per parlare delle cose che ci riguardano, di alcune questioni importanti. Molto rapidamente, sono Andrea Quartini, Movimento 5 Stelle, portavoce in Consiglio regionale e parlo da dietro questo palchetto qui perché me l'ha chiesto Giannarelli, perché sennò mi sarei messo volentieri a sedere, mi sembrava più adatta come situazione. Ma io penso questo, faccio una brevissima presentazione di questa serata. È una serata particolare, abbiamo alcuni come dire, prestigiosi relatori su un tema importante che è quello della sovranità monetaria. Credo che il modo di proporre questa vicenda sia originale, ma allo stesso tempo molto particolare, cioè capace di toccare il cuore come è di solito, capace di fare solo il teatro, no? Questo è un pochino il senso. E abbiamo l'autore del libro, Michele Signa, abbiamo un grande artista, perlomeno a me è sembrato così la prima volta che l'ho incontrato, che è Daniele Viciani, che ci darà appunto una rappresentazione di questo bellissimo libro. E poi abbiamo degli esperti economisti, Filippo Abbate e Alessio Farinella, e abbiamo poi diciamo un grande esperto della Costituzione che fa parte poi di un'associazione che è l'articolo 53 della Costituzione, che è Claudio Mazzoccoli. È un'occasione molto particolare, io penso questo. È un'occasione che ci permette anche di rifare un po' il punto della situazione sul perché in qualche modo nasce questa esperienza straordinaria, secondo noi, che è il Movimento 5 Stelle. Perché nasce questa esperienza straordinaria? Perché a un certo punto avviene qualcosa nel panorama geopolitico internazionale, direi, nemmeno nazionale, che è il superamento in qualche modo del concetto stesso di destra e di sinistra. Arriva a un certo punto, dopo il 1989, caduta del muro di Berlino, in cui le connotazioni ideologiche di destra e di sinistra in qualche modo perdono significato. In qualche modo perdono significato. C'è stato un grande artista che ce lo ha rappresentato, Gaber, nel 94, nella sua famosa canzone Destra-Sinistra, no? Cioè, a un certo punto si pone proprio il problema. Dice, ma davvero ci si può riferire ancora a queste categorie? Che cosa è successo nel frattempo? È successo che questa destra-sinistra a un certo punto si identificano. Questa è un po' la riflessione che vi propongo. Si identificano. Si identificano. Questa identificazione si rappresenta perfettamente in una figura nel nostro paese, che è il presidente Napolitano, che proprio lo rappresenta in maniera straordinaria. Si concretizza questa identificazione di destra e di sinistra con il commissariamento dell'Italia da parte dell'Europa, con Mario Monti voluto da Napolitano, e secondo me raggiunge il culmine con il patto del Nazareno, che, come dire, mette in discussione proprio l'istinto stesso della democrazia, non il principio della democrazia, proprio l'istinto della democrazia. Perché l'arroganza della politica riesce a dare meglio, il meglio di sé in questo contesto, un meglio di sé che è proprio rappresentato da una crescita di erbe così maligne, secondo me con l'ausilio di un paio di diserbanti, uno si chiama Berlusconi e l'altro Renzi, che arrivano a dividere completamente in qualche modo i cittadini, il popolo, lo dividono in due, da una parte i politici che diventano braccio armato delle lobby economico-finanziarie e dei poteri forti, che si collocano al di sopra delle istituzioni. E dall'altra parte
i cittadini che vengono collocati al di sotto delle istituzioni. Le istituzioni perdono significato, era l'unico punto di incontro possibile, le istituzioni vengono calpestate. Riforma costituzionale. È una cosa drammatica, con questi cittadini che sono in questo momento assolutamente incapaci d'agire. Da una parte, quindi, abbiamo i governi, dall'altra i cittadini, che non riescono più a vedere nemmeno confini chiari. Non sono più rappresentati da quei modelli destra-sinistra che si diceva prima. Ecco che nasce finalmente, per fortuna, il Movimento 5 Stelle, che è una rivoluzione culturale straordinaria. Porta l'azione chiaramente non sulla ideologia, ma porta l'azione sulle comunità, sulle risorse residue. Dopo la devastazione della politica, finalmente si ricomincia a pensare che possa esistere un empowerment collettivo, capace di agire, che porta il valore sull'uomo, sui diritti di cittadinanza, sull'esigibilità di questi diritti. E tra questi il sacrosanto diritto a una laica autodeterminazione. Questo è il Movimento 5 Stelle, senza deleghe. Vale a dire l'opposto di quello che la politica in questi anni ci ha imposto e ci ha proposto. In questa logica la politica aveva chiaramente questo disegno chiaro di impoverimento della Costituzione più bella del mondo, che era nata, vogliamo ricordarlo, da dei padri che, diciamo, non erano solo padri, erano anche dei buoni sovrani e anche dei buoni maestri, semplicemente perché avevano fatto delle grandi lotte e perché provenivano dal mondo del lavoro, non erano politici di professione. Questa era il valore aggiunto dei padri costituenti, la saggezza, il saggio ha tre virtù. Il saggio ha tre virtù: l'essere padre, l'essere maestro e l'essere sovrano. Il politico in questo momento fa solo il cattivo sovrano. Questo è l'elemento. L'Europa nel frattempo che cosa ha fatto? Ci ha tolto la parte più significativa della nostra sovranità. In che modo? Ci ha tolto la sovranità monetaria. L'impossibilità di batter moneta ha generato e rinforzato in maniera straordinaria quel distacco tra chi sta sopra le istituzioni e chi sta sotto. Il Movimento 5 Stelle rivendica di starci dentro da cittadini. Solo così uno varrà uno. Solo se ci si sta dentro da cittadini, cioè da soggetti che vengono dal mondo del lavoro, dal mondo della società civile, sul serio, non che fanno politici di professione. Non a caso il Movimento 5 Stelle, due mandati e poi a casa. Questo è proprio un elemento chiave, un valore fondante. L'unica strada per raggiungere questo è un po' quello che chiaramente di non rinunciare ai nostri principi base. Quindi il riferimento alla Costituzione è fondamentale, l'onestà, legalità, democrazia diretta, valorizzazione delle comunità locali, ecosostenibilità delle azioni imprenditoriali, valorizzazione dell'economia circolare, passaggio dal fossile al solare, il chilometro zero, pensare ai rifiuti come una risorsa e non come a uno dei modi per fare profitto. Queste sono le parole d'ordine del Movimento 5 Stelle. Però i cittadini devono e vogliono essere più consapevoli. E allora ecco questa bella idea che va in questa direzione. La favola del principe della moneta è una bellissima rappresentazione della truffa della moneta unica. Strumento di limitazione della sovranità dei popoli, spiegato in modo semplice ed efficace, che è parso di capirlo anche a me, che essendo un po' duro oggi faccio il ripetente, ma con piacere. A Michele Signa, scrittore efficace, vi proponiamo il valore aggiunto di Daniele Viciani, perché la rappresentazione teatrale da sempre arriva anche al cuore e sono sicuro che ci aiuterà di più, ancora di più, a comprendere questa apparente metafora.
C'era una volta, tanto tempo fa, un principe che viveva in un magnifico castello costruito su una collina ai margini di un grande lago. Dalle finestre si ammirava la vallata tutto intorno, tanto vasta da confondersi in lontananza con la linea frastagliata dell'orizzonte. I suoi possedimenti si estendevano dalle montagne fino al mare e comprendevano case, poderi e città. Su quelle terre amministrava la giustizia e aveva potere di vita e di morte sui sudditi. Ogni suddito lavorava 15 ore al giorno, tutti i giorni la settimana. Una o due volte l'anno li mandava a morte, con un pretesto, per ricordare a tutti chi fosse il padrone. Col passare del tempo e i sopraggiunti impegni del governo, all'indomani della scomparsa del padre, il principe non poté più concedere molto tempo alla consorte e alla prole. Gran parte della giornata era costretto a dedicarla alle noiose faccende amministrative, in compagnia del suo collaboratore più fidato, il gran ciambellano. Non si trova mai. Mio fedele amico, perché tarda a riferirmi dei disordini scoppiati in alcune città del paese? Signore, si tratta solo di un gruppo di ragazzi un tantino vivaci. Hanno scoperto di essere capaci di pensare. Dicono di aver avuto un'illuminazione e perciò si fanno chiamare Illuministi. Illuministi! Bel nome, ciambellano. Mi piace. Da quella idea della lucentezza, della pulizia, eh? E sentiamo come mai fanno tutto questo baccano, che cosa vogliono? Signore, si sono convinti che gli uomini nascono uguali, liberi e con gli stessi diritti. Ne sono entusiasti ed è per questo che creano tanto scompiglio. Divertente, divertente, ciambellano. È tipico dei giovani, è sognare le cose più assurde. Infatti, signore, sono ai suoi ordini. Cosa vuole che faccia? Li uccida. Sì, semplicemente li uccida. Immagino che abbia già provveduto a farlo, vero, ciambellano? Sì, padrone, prima di morire però hanno lasciato alcuni scritti. Qualcuno li avrà letti e adesso sono più di prima. Lo dicevo io che insegnare ai giovani a leggere e scrivere era un errore. Si ricordi, gran ciambellano, l'istruzione è un lusso. Dovrebbe essere concessa solo a chi se la può permettere. Ai sudditi, si ricordi, che porta solo dolore e inutili preoccupazioni. Vede, padrone, per uno che ne uccidiamo, altri due prendono il suo posto, sembrano non finire mai e non c'è modo di farli desistere. Ma com'è possibile? La gente è esasperata, signore, ha fame. E quale sarebbe la novità? Ha fame, certo che ha fame, il popolo ha sempre avuto fame. Se ha fame lavora meglio e non si lamenta della fatica, si immagini, ciambellano, se quelli lavorerebbero a stomaco pieno. Certo, padrone, ma le nuove idee hanno fatto breccia nella popolazione e siccome sono loro a lavorare, pretendono che il raccolto, prima di essere conferito ai vostri magazzini, debba essere usato per sfamare il popolo.
Sono convinti che tutti gli uomini siano uguali e abbiano uguali diritti e sono disposti a morire per questo. E credo, maestà, signore, che sia meglio per la sua incolumità scappare e nascondersi prima che riescano a entrare a palazzo. Il popolo, signore, è in rivolta. Ha istituito tramite libere elezioni un'assemblea dei suoi rappresentanti, il Parlamento. Il Parlamento? E che cosa sarebbe questo Parlamento? Signore, il Parlamento è un'assemblea rappresentativa i cui membri sono eletti facendo esprimere un voto a tutti i cittadini sopra i 18 anni. Poi gli eletti, i parlamentari, appunto, fanno le leggi per disciplinare lo Stato e tutti le rispettano. E chi comanderebbe, ciambellano, chi comanda? Nessuno, signore, nel senso che tutti sono obbligati a rispettare le leggi. Ma anch'io? Sì, padrone. E se mi rifiuto? L'arrestano. Il nuovo ordinamento della nazione prevede che il popolo, tramite il Parlamento, è sovrano. E come si chiamerebbe, sentiamo, come si chiamerebbe questo ordinamento? Democrazia, signore. Si chiama democrazia. Non può funzionare, ciambellano, non può. Presto si scanneranno per un tozzo di pane. Nessuno lavorerà senza che un padrone lo obblighi a farlo. Gran ciambellano, finisca di mangiare e torni là fuori. Deve continuare a sorvegliarli e avvertirmi, perché quando non riusciranno più a sfamare i loro figli, a quel punto darà loro abbastanza per sopravvivere e torneranno tutti all'ovile. Sì, ciambellano. Come agnellini. Gran ciambellano, ho notizie di disordini in molte città. Credevo che senza un padrone alla guida avessero finalmente iniziato a scannarsi l'un l'altro. No, signore, stanno solo discutendo. Lo fanno spesso. A volte litigano, ci sono scontri, manifestazioni, ma poi stranamente tutto va a posto. Ma nessuno viene ucciso? E no, in genere no. Nei casi più gravi le controversie sono portate innanzi a un giudice che decide secondo le leggi approvate dal Parlamento. Ah, gran ciambellano, ho capito. Ho capito. Allora chi comanda è il giudice, è semplice. No, signore, anche il giudice deve rispettare la legge e se l'infrange viene arrestato. Caspita, anche il giudice. Sì, signore, in realtà, maestà, è come se fossero tutti un po' padroni. E chi fa il suddito allora, scusi? E soprattutto come fa il padrone ad arricchirsi? Ad ogni ricco devono corrispondere sempre molti poveri. Io sono stato il più ricco perché avevo molti sudditi e tutti erano sufficientemente poveri. Certo, padrone, sono perfettamente d'accordo ed è questa la cosa più strana. Sembra che adesso, al contrario, tutti si stiano arricchendo almeno un po'. Ma ciambellano, non è possibile! Ciambellano si sta sbagliando! Eppure è proprio così, signore, maestà, illustrissimo. Tutto il popolo, con lo Stato democratico, sta diventando più ricco. E questo grazie alla loro nuova moneta, la moneta sovrana. Quale moneta? La mia non andava più bene, per caso? Sì, certo, ma quella prima o poi finiva. Questa nuova moneta invece non finisce mai. Gran ciambellano ha di nuovo cambiato spacciatore, me lo dica. Guardi che alla lunga quelle sostanze finiranno con il danneggiarle il cervello. Non esiste una moneta che non finisce mai. Ma non stiamo mica parlando di conchiglie. E come le dicevo, signore, hanno iniziato dicendo che gli uomini nascono tutti uguali, con gli stessi diritti e gli stessi doveri, e che il potere del popolo. Poi si sono dati una Costituzione e delle leggi. La Costituzione. Che cos'è questa Costituzione?
Signore, la Costituzione è un insieme di leggi fondamentali valide sempre, chiunque sia al governo. A tutto questo hanno aggiunto una nuova moneta imposta per legge in tutta la nazione. Detta così, Ciambellano, non sembrerebbe una cosa tanto sconvolgente. D'accordo? D'accordo? Hanno cambiato moneta, ma questo non spiega perché starebbero diventando più ricchi. Signore, maestà, illustrissimo, mi lasci spiegare. Prima, quando qualcuno si arricchiva, qualcun altro necessariamente diventava più povero. Se però consideriamo la società nel suo insieme, nulla era cambiato in termini di ricchezza complessiva, mi segue? E perché? Mi ha preso per un deficiente? Certo, la quantità di ricchezza totale non cambia, semmai cambia solo di mano. Bene, signore, vedo che capisce al volo. La novità è che adesso qualcuno versa ricchezza nelle tasche del popolo senza prelevarla da quella degli altri cittadini. Ho capito, gran Ciambellano, ho capito. Lei non sta bene. Ma non deve preoccuparsi, eh? No, non deve preoccuparsi. Conosco dei medici bravissimi. Un paio di sedute di elettroshock e la rimetteranno immediatamente in sesto. Lo so, signore padrone, che sembra assurdo e capisco la sua incredulità, ma la cosa funziona proprio così. E sentiamo, Ciambellano, chi ce li metterebbe i soldi dall'esterno, dannazione? Chi ce li mette? Babbo Natale? Non proprio, i soldi ce li mette lo Stato. Ma che cosa ha in testa? Ciambellano, che cosa ha in testa? Le pigne? Ma è diventato idiota! Ma se anche lei ha perduto il lume della ragione, chi mai potrà salvarmi? Ma da dove, mio infimo scudiero, lo Stato prenderebbe i soldi? Ma se le inventa, coglione! Signore, lei è veramente un genio, ha capito al volo, è proprio così. Lo Stato a moneta sovrana il denaro lo inventa, cioè lo crea dal nulla. Imbecille, non stavo dicendo sul serio. Per emettere moneta lo Stato deve aumentare le sue riserve auree, magari razziando oro con una guerra o sottraendo ai sudditi con tasse e balzelli. Ma devo spiegarle proprio tutto io, Ciambellano. E invece no, mi scusi se oso contraddirla, mio signore, ma lo Stato democratico ha avuto un'idea strabiliante. Sentiamo. Ha svincolato la quantità di moneta in circolazione dall'oro posseduto nelle sue riserve. In pratica, può produrre la sua moneta all'infinito. Gli basta prendere dei fogli di carta, scriverci sopra una cifra e apporre la sua firma a garanzia. Tutto qui. Sì, e io sono la fata Turchini e lei è un mentecatto. Ma pensa davvero, Ciambellano, che sia così semplice produrre moneta? Ma crede di stare giocando a Monopoli? Ma non si sarà mica per caso rimbambito? Lo capisco, padrone, che non è una realtà facile da accettare. Sfoghi pure su di me la sua rabbia, ma mi conceda di farle un esempio. Avanti, avanti, Ciambellano, si spieghi, sentiamo. Signore, mettiamo che lo Stato voglia costruire una strada che costa 1 miliardo. Fa una gara d'appalto e incarica un costruttore di realizzarla. A fine lavoro accredita sul conto del costruttore 1 miliardo, ma in realtà scrive 1 miliardo su un foglio di carta e ci mette la propria firma garanzia, Stato sovrano. I soldi saranno spesi dal costruttore per pagare i fornitori, gli operai e così via. La moneta messa in circolazione grazie alla spesa iniziale dello Stato finirà nelle tasche di artigiani, commercianti, aziende e magari un disoccupato, signore, sarà stato assunto dal costruttore in virtù del suo accresciuto volume d'affari. In pratica, signore, tutti ci hanno guadagnato e sono diventati un po' più ricchi e nessuno allo stesso tempo nel paese è diventato più povero. Come vede, altissima maestà, in questo modo la quantità complessiva di ricchezza si è accresciuta per effetto della moneta creata dallo Stato e senza sottrarne a nessuno. Bravo! Un applauso al mio Ciambellano! Bravo! E bravo, il mio Ciambellano! Possibile che lo stress di questo periodo abbia avuto su di lei effetti così devastanti? Ma sa cosa ha fatto lo Stato in questo modo? Ma ha aumentato il suo debito pubblico e dove pensa andrà a prendere i soldi per ripagarlo se non da cittadini? Dovranno scucirli con gli interessi quei soldini, mio caro. Non ci hanno guadagnato proprio un bel niente. Mi scusi, mi permetta.
perdoni se oso contraddirla, signore, ma faccia attenzione e rifletta. Forza! Con chi si sarebbe indebitato lo Stato? Ha creato questi soldi dal nulla e li ha iscritti nel suo bilancio come un debito, ma in realtà non li deve a nessuno. Sta cercando forse di confondermi, ciambellano? No, signore, che posso tosto perire tra le peggiori sofferenze solo se ho ciò pensato. Se anche se si trattasse di un debito reale, signore, e quei soldi lo Stato li dovesse realmente restituire a qualcuno, non avrebbe alcun problema a farlo, basterebbe crearne altri in quantità sufficiente. Lo Stato a moneta sovrana, signore, può ripagare qualunque debito, purché sia contratto nella sua valida. Lei si sbaglia, mio ingenuo scudiero, i soldi creati dal nulla dallo Stato per pagare l'autostrada in realtà non hanno alcun valore. Se li portassi in banca, in cambio, non mi darebbero neanche un'oncia d'oro. Come vede la sua bella teoria, ciambellano, non sta in piedi. Santità, signore, lei ha ragione ed è proprio questa la cosa più incredibile. In banca non mi potrei certo aspettare l'equivalente in oro, ma per legge la nuova moneta deve essere sempre accettata da tutti, Stato e banche compresi. Vede, i pezzi di carta emessi dallo Stato hanno valore non perché rappresentano una quantità d'oro, ma perché sono gli unici validi legalmente per ogni tipo di pagamento e i soli accettati dallo Stato per quanto li dobbiamo. Perché cosa dobbiamo, ciambellano? Cosa dobbiamo allo Stato? Le tasse, mio signore. La nuova moneta è l'unica accettata per il pagamento delle imposte. E che cosa c'entrano le tasse adesso? Che cosa c'entrano? Le detesto da quando non sono più io a riscuoterlo. Sa quanti commercialisti mi tocca foraggiare per eluderne la maggior parte? Eh sì, lo so, signore, mi occupo io di pagare le loro parcelle. Vede, eccellentissimo, le tasse per legge si pagano solo con la moneta di Stato. Nessun'altra moneta va bene. Tutti sono costretti a procurarsela per far fronte ai loro obblighi fiscali. Che cosa bizzarra! Io pensavo servissero solo a drenare denaro dalle mie nobilissime tasche per riempire quelle dello Stato. Vede, Santità, e mi perdoni se questo adesso potrebbe sconvolgerla, le tasse con la nuova moneta non servono affatto a procacciarsi il denaro per finanziare lo Stato. Più l'ascolto, gran ciambellano, più l'ascolto, e più mi convinco che uno di noi due ha bisogno di urgenti cure psichiatriche. Vorrebbe convincermi che le tasse non servono a foraggiare lo Stato? Ma l'ha dato di volta al cervello. Mi sa dire come avrei potuto finanziare io tutte le mie guerre e i miei palazzi se non imponevo tasse e balzelle ai sudditi? Le spiego, illustrissimo, se lo Stato democratico può creare il denaro dal nulla, che bisogno ha di venire a prenderlo dalle sue tasche? Ma sarebbe solo una perdita di tempo. Cacchio. Ha ragione. Giusto. Non ci avevo pensato. Quindi, le tasse non servono per finanziare lo Stato, ma solo per imporre l'uso della moneta di Stato. Ma tutto questo è avvenuto sotto i miei occhi senza che io me ne accorgessi? A mia insaputa! Hanno creato uno Stato con leggi proprie e sostenuto dal popolo ci impongono le tasse con il solo scopo di obbligarci a usare come moneta dei pezzi di carta con la loro firma stampata sopra. Signori, proprio così, eccellenza, lo Stato è l'unico proprietario di quei pezzi di carta, l'unico che li può stampare, l'unico a cui non mancheranno mai, perché non potrà mai esaurire la sua firma. Freni, il suo ragionamento sembra sensato, ma non mi ha ancora convinto. No, se lo Stato crea il denaro a suo piacimento, genererà quindi un'enorme ondata di inflazione che precipiterà l'economia velocemente e ineluttabilmente a collasso, ciambellano. Non proprio, signore. Mi duole molto contrariarla, maestà, ma la mia servile fedeltà mi obbliga a non nasconderle nulla della tragedia che incombe. Avanti, parli, perché l'inflazione, secondo lei, non sarebbe un problema? Ma l'avverto, la mia pazienza volge al termine.
Lei osa oltraggiare la mia corte con le sue teorie contrarie. Io ti do un'ultima possibilità di spiegarsi. Altrimenti mi vedrà costretto a rinchiudere lei, la sua famiglia e i suoi conoscenti. E se questo non bastasse, signor Ciambellano, sarò costretta ad eliminarla. Ciambellano ha un'ultima possibilità. Vede, eminentissimo, lei paventa una crescita incontrollata dell'inflazione se lo Stato spende a piene mani la sua moneta. E immagina quindi uno scenario in cui ci siano molti soldi in circolazione e pochi prodotti da comprare. Bravo! Bravo Ciambellano, vedo che qualche nozione di economia l'ha imparata. Certo, certo, eccellenza. Ma mi perdoni, pensi all'esempio di prima, quello dell'autostrada, ricorda? Lo Stato spende e arricchisce un bel po' di cittadini accrescendo il loro potere di acquisto. Il territorio si avvantaggia dalla nuova infrastruttura in termini di movimentazione di persone e merci e l'economia di quella zona è stimolata a crescere. In pratica, la spesa dello Stato ha generato richiesta di prodotti e servizi e creato al contempo le condizioni affinché questa richiesta possa essere soddisfatta, riuscendo in tal modo a contenere la crescita dell'inflazione. Ma ne è sicuro, Ciambellano? Purtroppo sì, maestà, ma non è tutto. Non è tutto. E cosa c'è ancora? Le tasse, maestà. E cosa c'è con le tasse? Maestà, le tasse non servono solo ad imporre l'uso della moneta di Stato. Come sarebbe, Ciambellano, ha detto lei stesso che servivano a quello. Lo so e lo confermo, creare il monopolio dello Stato sulla moneta è la funzione principale delle tasse, ma in realtà ne hanno anche un'altra. Vede, utilizzando la leva fiscale, lo Stato può regolare la quantità di denaro in circolazione e quindi l'inflazione alta alza le tasse e toglie denaro dalla circolazione. L'inflazione bassa abbassa le tasse e incrementa il denaro in circolazione. Sono allibito. Quindi, se neanche l'inflazione è un problema, ma significa che il potere nelle loro mani è enorme, Ciambellano. È questa la tragedia, signore. È questa. Ma cosa vuol dire? Sia più esplicito, Ciambellano. Mi spieghi, sia più esplicito. Signore, lo Stato con la sua moneta può fare quello che vuole e finanziare qualunque politica egli scelga di perseguire per il bene comune dei cittadini. Vede, signore, se vuole potrebbe sovvenzionare a piacere le scuole, la sanità, le infrastrutture e tutti i servizi pubblici. Potrebbe addirittura decidere di eliminare la disoccupazione e dare lavoro a tutto il popolo. Ma si rende conto, Gran Ciambellano, si rende conto? Ma se lo Stato finanzia la piena occupazione, ma io non avrò più manodopera a basso costo. E il lavoro precario? Se lo sogneranno, sarà solo uno spettro. Esatto, signore, per non parlare delle opportunità di profitto che ci verranno sottratte dallo Stato democratico grazie alla sua moneta. Credo di avere capito. Ma se veramente è così, ma tutto diventerebbe pubblico allora. Certo, signore. Ma non potrò più lucrare sui servizi essenziali, i telefoni, i trasporti, l'acqua. Ma la sanità sarà pubblica, accessibile a basso costo. E lo stesso varrà per la scuola e tutto il resto. In pratica, Ciambellano, sono rovinato. Sì, padrone, purtroppo è vero. Hanno creato un mostro. Ma nessuno, neanche un mega strarico come lei, può nulla contro lo Stato democratico, le sue leggi, la sua moneta. La nostra sorte di antichi nobili, purtroppo, signore, è segnata. Siamo destinati a scomparire.
Col cacchio, ciambellano, che scompariamo. La mia stirpe non ha dominato il mondo per secoli per finire sottomessa ad un branco di omuncoli, puzzolenti, plebei e ignoranti. La situazione è difficile, sì, lo ammetto, ma troveremo il modo di venirne fuori. In effetti avevo sottovalutato questa massa di subumani. Ma mi dica, gran ciambellano, mi dica, di questi stati, come dice lei, democratici, con moneta sovrana, ce ne sono molti? Signore, sempre di più, illustrissimo. I più importanti sono gli Stati Uniti con il dollaro, la Germania con il marco, l'Inghilterra con la sterlina, il Giappone con lo yen e così via, la Svezia, la Norvegia, perfino la Grecia. Senti, 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 sembrerebbe proprio un'epidemia. Sì, mio signore, e si diffonde sempre di più. Ma c'è un paese in particolare che ha usato la moneta sovrana su larga scala, portando il livello di benessere della popolazione a proporzioni impensabili. Davvero? E quale sarebbe questo paese così all'avanguardia? Sentiamo. L'Italia. Signore, l'Italia non solo è il posto più bello del mondo, con migliaia di chilometri di spiagge meravigliose, valli, montagne, paesaggi di struggente bellezza e un patrimonio artistico immenso, ma si è messa a spendere a piene mani la sua stramaledettissima lira, signore, per arricchire quel popolo di fannulloni buoni a nulla. L'Italia, dice? Sì, padrone, l'Italia, lì tutti se la passano bene. Lo Stato provvede a tutto, a tutti paga le cure mediche, garantisce una pensione, li accudisce per anni se perdono il lavoro. Inoltre finanziano aziende nazionali illimitatamente per creare posti di lavoro, sostiene la cultura, garantisce l'istruzione, fornisce a costi irrisori servizi essenziali, l'acqua, elettricità, gas, telefoni. Vivere in Italia, signore, è una pacchia. Ma il suo debito pubblico, ciambellano, non diventa sempre più grande? E allora, signore, ma con la sua lira potrà sempre ripagarlo. Come gli ho spiegato, il debito non è mai un problema per uno Stato a moneta sovrana, è solo un numero nel bilancio pubblico, niente di cui preoccuparsi, e in definitiva rappresenta la misura della ricchezza immessa dallo Stato nel circuito economico nazionale. Certo, capisco. Quindi la situazione è veramente grave, molto grave. Ma non tutto può essere perduto, ciambellano. Mi dica, signore, cosa dobbiamo fare? Sono ai suoi ordini, mi illumini. Per il momento, ciambellano, continuiamo a restare nascosti, sì, e a studiare. Se le guerre che ho condotto per secoli mi hanno insegnato qualcosa, è che per vincere bisogna conoscere molto bene l'avversario, gran ciambellano, sì. Solo allora se ne potranno prevedere le mosse e batterlo sul suo stesso terreno. Abbia fede, gran ciambellano, abbia fede. Molti anni erano passati da quando il principe e il gran ciambellano erano stati costretti all'esilio, oltre 5 secoli per la precisione. Il gran ciambellano aveva seguito il consiglio del principe, ritirandosi in disparte, lontano dalla vita pubblica e dalla politica. Ricevette una lettera con cui il principe lo richiamava nuovamente a sé. Il principe, ormai da molti anni, non viveva più in esilio. Adesso era un rispettato uomo d'affari, ricco e potente, con interessi sparsi in tutto il mondo, e dirigeva una grossa multinazionale con sede in un enorme grattacielo a Manhattan, senza per questo essere diventato un personaggio popolare. Sono contenta di rivederlo, gran ciambellano, dopo tutti questi anni. Anche per me è un piacere immenso dopo tanti anni di lontananza. Vede, gran ciambellano, se non sbaglio,
fu lei a suggerirmi inconsapevolmente la soluzione dei problemi che hanno tormentato la mia casta per moltissimi anni. Sono sorpreso, padrone, come avrei fatto. Anni fa le chiesi, se non ricordo male, se il popolo fosse consapevole della forza degli stati e dei governi democratici con moneta sovrana. Ricorda? Sì, lo ricordo perfettamente, signore. E le risposi di no, il popolo ne sapeva ben poco. Infatti, e la soluzione dei nostri problemi stava proprio in questo. Davvero? Vede? Il nostro obiettivo principale è sempre stata la riconquista del potere, quello vero. Intendo quello di impadronirci nuovamente della gran parte delle ricchezze del mondo. E per riuscirci avevamo bisogno di un grande sconvolgimento in grado di destabilizzare il sistema politico ed economico mondiale e aprire la via alla restaurazione. Restaurazione? Sì. Dovevamo trovare il modo di far impoverire questi dannati stati democratici. Alla fine abbiamo pensato che scatenare una crisi economica di dimensioni planetarie sarebbe stato lo strumento più efficace. Mi segue? Ci provo, signore, anche se, mi scusi, non capisco come si possa scatenare una crisi economica globale e impoverire uno Stato a moneta sovrana. È impossibile. Non vedo nessun modo di metterlo in crisi dal punto di vista economico. Ma invece si sbaglia, signor Ciambellano, invece è semplicissimo. Lo Stato deve smettere di spendere la sua stramaledettissima moneta. È ovvio. E ho avuto un'idea geniale. Un'idea geniale. Ho fatto credere, Ciambellano, a tutti che la spesa dello Stato sia uno sbaglio, il peggiore. Li ho convinti che se gli stati avessero continuato a spendere la loro moneta come avevano fatto fino ad allora, si sarebbero indebitati a tal punto da rischiare il fallimento e avrebbero trascinato le popolazioni in un abisso di fame e di miseria. Ma mi perdoni, signore, ma è assurdo affermare che la spesa dello Stato sia una cosa sbagliata, ma nessuno ci crederebbe. E invece ci hanno già creduto, Ciambellano. Tutti gli abbiamo raccontato che lo Stato, come un cittadino qualunque, per non fallire debba spendere meno di quanto guadagna. Ma questo, signore, è falso. Lo Stato a moneta sovrana deve spendere più di quanto incassa, è questa la sua forza. Ed è grazie a questo che riesce a sostenere sempre la sua economia ed arricchire il popolo. Certo, io lo so, lei lo sa, noi lo sappiamo. Ma cosa crede? Il popolo questo principio lo ignora. Vede, il popolo è come un bambino. Sì, Ciambellano è come un bambino. Crede a tutto quello che gli raccontano gli adulti. Gli adulti, signore? Sì, gli adulti, gran Ciambellano. Mi dica, chi sono gli adulti per il popolo? Non saprei, gli anziani? No, amico mio, di anziano c'è solo il suo cervello, temo. Gli adulti sono quelli che fanno opinione. Sì. Sono gli intellettuali, i professori, i politici, i giornalisti, i sindacalisti. Il popolo, vede, è attraverso loro che vede la realtà. Gli crede ciecamente, anche perché è troppo ignorante e non ha strumenti per metterne in dubbio le loro parole. L'ufficio del principe era arredato con una ricercatezza e gusto per il design. Disponeva dei più recenti ritrovati dell'elettronica e della multimedialità. E stando seduti sulla scrivania, si poteva restare in contatto con tutto il mondo e gestire comodamente gli affari senza esserne costretti a sfibranti spostamenti. Una chicca, installata forse in altri due soli uffici al mondo, era lo schermo invisibile, incorporato nella vetrata panoramica. Un semplice tocco, sì, sulla console di controllo rendeva visibile sulla vetrata le immagini tridimensionali in alta definizione. E quando il principe, senza preavviso, lo mise in funzione, il gran Ciambellano, vedendo materializzarsi sul vetro le figure a grandezza naturale, ebbe un sobbalzo.
sembravano persone reali, sospese nel vuoto. Le immagini mostravano uno studio televisivo dove si svolgeva un talk show molto in voga in quel periodo. Buonasera signore e signori, che bel pubblico! Abbiamo un bellissimo pubblico qui in studio, il nostro talk show. Buonasera e benvenuti, come dicevo prima, alla nostra settimanale incontro. Questa sera parliamo della crisi economica, delle cause e soprattutto dei rimedi. Ci faremo spiegare dai nostri illustri ospiti com'è nata e quali sono gli strumenti per affrontarla e sconfiggerla. Sentiamo se i collegamenti sono adesso a posto, i nostri tecnici. Sentiamo per prima l'opinione di un membro del governo. Buonasera, è in linea, mi sta ascoltando? Sentiamo se adesso i tecnici un attimino, perché controllano. Buonasera! Buonasera a tutti. Intanto vorrei porre l'accento sulle responsabilità dei governi che ci hanno preceduto. Sono stati loro, infatti, con politiche di spesa irresponsabili a gonfiare il debito pubblico fino a portarlo alle dimensioni attuali. Un fardello insostenibile che pesa su ogni cittadino e sulle generazioni future. L'imperativo quindi è riformare profondamente e con urgenza le istituzioni con l'obiettivo di contenere la spesa pubblica e frenare la crescita del debito. Gli ammortizzatori sociali, le pensioni, gli investimenti pubblici devono essere ripensati e così pure il mercato del lavoro per permettere alle imprese di tornare a essere competitive sui mercati mondiali. Grazie, grazie onorevole. Passiamo la parola per adesso all'opposizione. E condividete le misure proposte dal governo per combattere la crisi? Noi proponiamo innanzitutto di salvaguardare le fasce più deboli della popolazione. I lavoratori dipendenti, gli operai, i pensionati. Di sicuro lo Stato non può continuare a spendere in modo irresponsabile ed è altresì necessario ridurre il debito per non compromettere irreparabilmente il destino delle generazioni future. Ma il risanamento dovrà essere realizzato a carico dei ceti più ricchi, incidendo sui grandi patrimoni e avviando una seria lotta all'evasione fiscale. Se è per questo, il governo farà molto di più. Proporrà infatti la modifica della Costituzione inserendovi l'obbligo del pareggio di bilancio. Per legge lo Stato non potrà spendere più di quanto incassa e il debito pubblico tornerà sotto controllo. Mi faccia il piacere, questo saremo noi a farlo quando vinceremo le elezioni e andremo al governo del paese. Ma figuriamoci, in realtà voi non volete che lo Stato sia risanato. Lei è un bugiardo e un vile. Noi dell'opposizione ci teniamo più di voi a realizzare il pareggio di bilancio, ma non a spese, come al solito, dei ceti più poveri, dei lavoratori, dei pensionati. Calmatevi signore un attimo, vi prego, smorziamo i toni e abbandoniamo la polemica politica. Sentiamo adesso l'opinione imparziale di un tecnico docente universitario. Gli studi approfonditi condotti in questi anni e l'analisi degli scenari macroeconomici mostrano chiaramente come l'origine della crisi sia da attribuire alla crescita smisurata del debito pubblico dei paesi più industrializzati. L'obiettivo del pareggio di bilancio è condivisibile, ma deve essere associato a politiche di incentivo alle imprese e a una radicale riforma del mercato del lavoro. Dunque è sua opinione che le imprese potranno tornare a essere competitive all'indomani? Sì,
Certamente lo Stato non deve però rimanere solo spettatore, ma fare la sua parte liberando le risorse pubbliche ancora immobilizzate, avviando finalmente una seria politica di privatizzazione e di cessione di beni e servizi pubblici, per accumulare così le risorse indispensabili a fronteggiare l'emergenza ed arginare il debito. Maestà, ma dicono tutti la stessa cosa. Lo Stato non deve più spendere. Ma com'è possibile? Mio caro ciambellano, lei mi piace perché ha l'ingenuità di un bimbo. Ma dove crede che abbia investito le mie fortune negli ultimi tempi? Quando gli ho detto di scappare, di studiare, di stare nascosti. Ho studiato, noi abbiamo studiato. E dove crede che abbia trovato queste risorse? Non saprei, santità, è un po' che mi tiene lontano dai suoi affari. Ho investito nelle università, nelle associazioni, nella politica, nei media. Vede, ciambellano, ho fatto in modo che tutti quelli che contano siano in un modo o nell'altro legati a me per il loro successo. Certo, ho elargito favori, ho fondato circoli, partiti politici, ho creato complicità e finanziato a suon di milioni la politica, la cultura, le nuove scuole di pensiero economico. Ma stupefacente, signore. Vede, ciambellano, adesso, a prescindere dalla loro provenienza politica, culturale e finanche religiosa, sono concordi su una cosa sola. Quale, maestà? L'ha appena detto. La spesa dello Stato è dannosa e deve essere fermata. Sono tutti d'accordo su questo. Tutti credono che il debito pubblico sia un problema concreto, tanto rilevante da obbligare i governi al pareggio di bilancio e impedire per legge allo Stato di spendere più di quello che incassa. Ma signori, ma tutto questo non è vero. E chi se ne frega? Lo so benissimo che non è vero, ma l'importante è che il popolo ci creda, no? Ma signore, pensa davvero che non ci sia qualcuno che lo andrà a spifferare ai quattro venti? Ma lei è proprio un ingenuo, ciambellano. Ma pensa che possa farlo? Ho in mano tutto io. I media, quelli più importanti, le televisioni, i giornali. I politici sono per lo più ignoranti o troppo attaccati ai loro privilegi. E in ogni caso, sempre ricattabili. Ma nelle università, ciambellano, si insegnano solo le nostre teorie economiche e soprattutto nessuno avrà mai accesso al grande pubblico se non lo decido io. Perbacco, signore, ma mi sta dicendo che gli stati smetteranno di spendere più di quello che incassano? E certo, ma saranno così folli da realizzare davvero il pareggio di bilancio? Ma certo, mio buon amico, certo, ma lo stanno già facendo. È questa la miccia che ha fatto detonare la crisi in tutto il mondo. Non appena la spesa dello Stato è calata per arginare la crescita del debito pubblico, la crisi è partita inevitabile. Signore, ma quella crisi che a noi serviva, esatto, quella necessaria affinché noi potessimo tornare al potere. La più grande crisi economica a livello mondiale che l'umanità abbia mai visto. La crisi che ridurrà alla povertà e alla fame milioni di persone, proprio qui, nel cuore degli stati democraticamente più industrializzati. Ma mi perdoni, Eminenza. Scusi, ma se tutto andrà in malora, come dice lei, ma alla fine noi, ma cosa ci guadagniamo? La ricchezza, mio buon scudiero, una ricchezza paragonabile solo a quella posseduta dai miei avi imperatori. La prego, maestà, mi faccia capire, meglio forse sono... Cosa ci guadagniamo noi se tutto il mondo va a rotoli, signore, travolto da questa colossale crisi economica? Semplice, mio caro amico, ma con una profonda crisi economica i prodotti non si vendono, le aziende falliscono, licenziano senza freni i loro dipendenti,
Giusto. E quindi noi ci troveremo masse di disoccupati disposti a tutto per un salario da fame. Proprio qui, in casa nostra, senza bisogno di andare a cercare mano d'opera a basso costo in capo al mondo. Inoltre, se lo Stato crede che la causa della crisi sia la crescita del debito pubblico e ha come suo obiettivo primario la sua riduzione, tanto da imporre per legge costituzionale il pareggio di bilancio, non spenderà la sua moneta per rilanciare l'economia, ma nell'impeto di ridurre il debito continuerà a drenare ricchezza dalla nazione con tasse, tagli alla spesa pubblica e quindi a somministrare la stessa medicina che ha innescato la crisi, con l'ovvia conseguenza, ciambellano, di farla aggravare ulteriormente. Vede, gli stati saranno gradualmente spinti in una spirale di recessione economica che si autoalimenta grazie alle politiche di austerità. E sa, ciambellano, cosa succederà dopo? La prego, signore, me lo dica, non mi tenga sulla corda. Saranno costretti a vendere l'argenteria di famiglia. L'argenteria, signore? Sì, le proprietà pubbliche, certo. Lo Stato dovrà vendere per un pezzo di pane a noi privati le sue proprietà, cioè immobili, autostrade, aziende pubbliche e soprattutto i servizi pubblici essenziali, dei quali chiunque, anche se povero, non può fare a meno. Sanità, telefoni, trasporti, acqua, fonti energetiche. Signore, ma tutto questo è magnifico. Certo, e grazie alla crisi le grandi aziende di nostra proprietà saranno sempre più competitive per effetto della riduzione dei salari e potranno misurarsi sui mercati del futuro, Brasile, Russia, India e Cina. Semplicemente geniale, signore. Ma sono davvero ammirato. Ce n'è voluto un po' di tempo per arrivare a questo, ma ne è valsa la pena, ciambellano. Ma signore, sta funzionando? Certo, benissimo, ciambellano, benissimo. Già orde di disoccupati e precari affollano le piazze delle più grandi città del mondo. Ma davvero? Certo, proprio così. Una vera manna per le nostre industrie. Finalmente abbiamo a portata di mano l'occasione per tagliare radicalmente il costo del lavoro e liberarci per sempre di quei fastidiosi sindacali, sì, che ci tormentano da decenni. Già, signore, a proposito, ma i sindacati? Cioè, è possibile che non si siano opposti a tutto questo? Cioè, mi sarei aspettato manifestazioni, barricate, molotov, città in fiamme. Ma che, ciambellano, nulla di tutto questo. Anzi, bisognerebbe ringraziarli, quei cari ragazzi. Non sono mica cattivi come crede, sa? No, ci stanno dando veramente un grande aiuto. Ma adesso ascoltiamo il resto. Bentornati al nostro talk show di informazione settimanale questa sera per offrirvi un panorama completo della crisi economica e degli strumenti necessari ad affrontarla. Abbiamo invitato il segretario di una delle maggiori organizzazioni sindacali del paese. Buonasera a lei e benvenuto sulla nostra trasmissione. Mi sente? È in linea? Sentiamo adesso un attimo che i nostri tecnici. Buonasera. Buonasera. Ci dica, qual è l'opinione del sindacato sulle proposte del governo e dell'opposizione per sconfiggere la crisi? È superfluo affermare che il sindacato, come sempre, è dalla parte dei lavoratori, ma non per questo la nostra è una posizione di mera contrapposizione. Siamo invece pronti a dare il nostro contributo al risanamento con lo scopo prioritario di fermare definitivamente la crescita inarrestabile del debito pubblico. Quindi sareste disposti ad accettare anche modifiche sostanziali all'ordinamento del mercato del lavoro e mettere in discussione almeno in parte i diritti dei lavoratori? No, neanche per sogno sia chiaro che ci opporremo al diktat governativi e mobiliteremo i lavoratori per imporre al Parlamento i nostri punti di vista e le nostre strategie per affrontare la crisi, salvaguardando i lavoratori ma anche le imprese. La lotta sarà tutto campo e senza esclusioni di colpi fino alla vittoria finale.
Il governo non potrà fare altro che cedere e accettare di sedersi con noi a un serio e pacato tavolo di concertazione. Il governo dovrà sottoporre alla nostra approvazione le misure che di volta in volta vorrà attuare. Sarà il sindacato e nessun altro a scegliere i provvedimenti più idonei per affrontare la crisi e a convincere i lavoratori a fare la loro parte. Sono veramente ammirato, padrone. Ma come ci è riuscito? Vede, gran ciambellano, i sindacalisti duri e puri non ci sono più. Li abbiamo istruiti con la nuova dottrina del debito pubblico e ammorbidito a dovere. Hanno compreso quanto fosse incivile combattere dispendiose battaglie all'ultimo sangue nelle strade e nelle piazze e quanto fosse invece preferibile e soprattutto elegante e comodo per loro sedere a compunti tavoli di concertazione, dove è stato concesso di scegliere in piena autonomia quale fosse il modo migliore per rinunciare ai diritti acquisiti dei lavoratori. Ma signori, e hanno accettato? Ma assolutamente sì! Tanto i lavoratori della crisi ci capiscono meno di loro e perciò non corrono nemmeno il rischio di essere presi a bastonate. Ma signore, ma dove arriveremo? Ovvio, caro amico, eliminati i diritti dei lavoratori, riusciremo a ottenere facilmente una drastica compressione dei salari in modo da restare competitivi sui mercati mondiali. Poi queste fastidiose maestranze finalmente scompariranno. Pensi che già adesso abbiamo costruito fabbriche dove non è più necessario accendere la luce, ai robot non serve. Padrone, ma il suo piano è perfetto, è assolutamente geniale, ma cosa succederebbe se i cittadini, magari per disperazione, ad un certo punto decidessero di tornare a far funzionare lo Stato in modo corretto? Che vuol dire? Ciambellano pensa che potrebbero tornare a spendere la moneta di Stato liberamente senza preoccuparsi di un debito pubblico inesistente? Le pecore trasformarsi di nuovo in lupi e aggredire il pastore? Beh, signore, è già successo e lei mi insegna che la storia spesso si ripete. Gran Ciambellano, io ho fatto la storia. Se lo ricordi? Per secoli. E nessuno la conosce meglio di me. Ho già pensato, non si preoccupi a questa eventualità. Mi illumini, signore, allora la prego, mi illumini. I cittadini, ora ci arrivo, Ciambellano, grazie al sapiente uso manipolatorio dei giornali e TV, in questi anni sono stati resi ignoranti e abulici e non dubitano, no, non dubitano affatto che il debito pubblico sia il peggiore dei mali. E in ogni caso, nei paesi cardine del sistema economico mondiale, finanziamo lobby potentissime per indirizzare in modo infallibile i governi affinché non abbandonino le politiche di rigore e austerità. In questo modo, la crisi economica mondiale continuerà a prosperare e anzi, si inasprirà progressivamente nel tempo. Ma scusi, signore, ma non c'è il pericolo che qualcuno, anche uno solo, sfugga al vostro controllo? Impossibile, Ciambellano, impossibile. Pensi agli Stati Uniti, per esempio. Ma da molti anni i presidenti e i membri del governo li scegliamo direttamente noi. Reagan, Bush, Cheney, noi. E così via, sono uomini nostri. Ma anche Obama, signore, ma non era espressione del popolo della rete? Ma sta scherzando! Obama, tra i suoi maggiori finanziatori, ha i nostri cari amici di Wall Street. E allora deve rispondere. Ma ha visto come è stato solerte e magnanimo nel salvare le nostre banche con i soldi dello Stato? Un negretto che non delude davvero, Ciambellano. Lui, sì, lui vorrebbe certo andare in tutt'altra direzione, ma in realtà noi non gli permetteremo mai di farlo. Ma tu guarda, signore. Ma in Europa, signore, in Europa anche lì abbiamo infiltrato i nostri uomini? Beh, lì, Ciambellano, è stato un po' più complicato. Mi racconti, mi racconti. Vede, Ciambellano, nel vecchio continente
a parte l'Inghilterra, che è sempre stata cosa nostra, le grandi aziende a capitale tedesco e francese non erano più competitive rispetto a quelle dei paesi bastardi come Spagna, Portogallo e soprattutto Italia. Gliel'avevo detto, signore, io, che l'Italia era un paese pericoloso ed io, come lo vede, ho ascoltato. E abbiamo studiato una strategia per tagliare le gambe all'Italia e a tutti gli altri stati. E come, signore? Ha organizzato un bel colpo militare? Ha preso il controllo dei governi europei? Mi dica, sono impaziente, mi dica. Freni il suo entusiasmo, gran ciambellano, quelli sono metodi ormai superati. In Europa abbiamo avuto un'idea geniale senza bisogno di andare a scomodare i militari. Abbiamo fatto nascere l'Unione Europea. L'Unione Europea, signore. E cosa sarebbe questa Unione Europea? Ciambellano è un'organizzazione a cui la maggior parte dei paesi europei ha aderito e i suoi regolamenti sovrastano la Costituzione e le leggi dei singoli stati. Signori, ma chi decide questi regolamenti? Qui viene il bello, mio caro. I regolamenti sono decisi da organi che nessuno elegge. In realtà sono il frutto del lavoro di potenti lobby economiche che operano dietro le quinte e che noi controlliamo. In pratica, i regolamenti li facciamo noi. Ma scusi, signore, se ho capito bene, santità, avete eliminato il problema delle leggi democratiche? Certo. Come quelle avallate dal popolo per il bene del popolo, mettendo da parte parlamenti e costituzioni. Esatto, gran ciambellano, lo vede. Ma non ci siamo limitati a questo. Abbiamo distrutto anche la loro arma più potente, in grado da sola di tenerci comunque in scacco. E cioè, signore, che cosa? La moneta sovrana. Li abbiamo convinto a rinunciarci. Incredibile, signore. Ma come ci siete riusciti? Ciambellano, abbiamo creato l'euro. L'euro? Cosa? Sì, Ciambellano, abbiamo creato una moneta sovranazionale, l'euro appunto, che non è proprietà di nessuno, no, di nessun Stato, e che nessuno può spendere a suo piacimento, anzi, per spenderla deve prima di tutto prenderla in prestito. Ma pazzesco! E gli stati europei l'hanno adottata? Certo, quasi tutti! Adesso l'euro è la moneta di corso legale per tutti i paesi dell'Unione Europea. Ma è stupefacente, signore, ma hanno rinunciato alla loro arma più potente, la sovranità monetaria, per ridursi a prendere in prestito la moneta. Ma sono dei pazzi! No, sono solo ignoranti per lo più e corrotti per il resto. Ma mi sta dicendo che il loro debito pubblico, signore, se non sbaglio, mi sta dicendo che il loro debito pubblico adesso è denominato in euro. Cioè devono ripagarlo con una moneta di cui non sono proprietari e che pertanto non dispongono in quantità illimitata. Esatto, ma lo vede, Ciambellano, ha capito tutto. Sono fottuti. Sì, maestà, adesso mi è tutto chiaro. Non hanno scampo, si sono proprio fottuti con le loro stesse mani. Ma mi dica, signore, mi dica, perché mi ha fatto chiamare? Ma mi sembra che sia andato tutto per il meglio e lei tornerà finalmente ad occupare la posizione che merita. Sì, è vero, Ciambellano, gran parte del lavoro è stato fatto, ma le precauzioni non sono mai troppo. Adesso ho di nuovo bisogno di lei. Sono a sua disposizione, signore, come sempre, ai comandi. Vede, gran ciambellano, ho analizzato attentamente la situazione. Il problema adesso è costituito ancora una volta dai paesi del sud dell'Europa, Spagna, Grecia, Portogallo, Italia. Ma in che senso? In questi anni abbiamo lasciato al governo di questi stati persone qualunque. Non contava il loro colore politico, le loro idee o la loro integrità morale. Potevano fare quello che volevano a condizione di non toccare mai i nostri interessi. Signore, qualcosa è andato storto per caso? No, affatto, no, si sono comportati tutti molto bene, come era prevedibile. Hanno favorito i propri interessi e quelli dei loro sostenitori, ma senza mai mettere in discussione i pilastri portanti del sistema, ovvero la criminalizzazione della spesa dello Stato e l'adesione all'Unione Europea e all'Euro, ratificando tutti i trattati, disciplinatamente, senza neanche eleggerli. No, non ci possiamo lamentare di loro, sono stati sudditi, fedeli, ubbidienti. Ma qual è il problema allora, signore? Vede, Ciambellano, adesso siamo arrivati a una frase cruciale.
La stretta della crisi, le privazioni, i sacrifici inflitti alle popolazioni europee ci stanno portando vicini al punto di rottura. Nei prossimi anni, vede, la crisi diventerà ancora più profonda, impoverendo ulteriormente le nazioni e scaraventando in una spirale recessione drammatica. Vede, c'è il pericolo concreto che le popolazioni dei paesi più duramente colpiti, come Grecia, Spagna, Portogallo, Italia, possano ribellarsi e allora sì, potrebbero minare i capisaldi del sistema. E questo per noi, se fosse così, sarebbe un problema, una catastrofe, immagino. Assolutamente sì. Ma gli attuali governi potrebbero non avere la forza politica per tenere saldo il timone fino in fondo. Per questo l'ho fatta chiamare, Ciambellano. Mi dica, maestà, sono a sua completa disposizione e ai suoi comandi, maestà illustrissimo. Gran Ciambellano, io ho bisogno che lei vada a presiedere uno dei governi degli stati europei più a rischio. Quale, maestà? Scelga lei, è indifferente. Spagna, Portogallo, Italia, Grecia, fa lo stesso. Uno vale l'altro. Tutti a breve dovranno cadere. Poi a capo di quei governi metteremo persone competenti e affidabili e lei dovrà essere uno di loro. Davvero? Ma mi scusi, signore, e come sarà possibile fare cadere governi eletti democraticamente e sostituirli con altri con a capo gente come me che nessuno conosce e né si mai ha votato? Lei non si preoccupi, Ciambellano. Abbiamo i mezzi per farli fuori tutti in poche settimane. Vede, basterà far peggiorare ulteriormente gli indicatori economici che noi gestiamo a nostro piacimento. E subito dopo, le più alte cariche istituzionali invocheranno personalità di alto profilo e di impeccabile reputazione per prendere in mano il governo di questa nazione e somministrargli le medicine giuste per fronteggiare l'emergenza e sconfiggere la crisi. Intende taglio della spesa, pareggio di bilancio, aumento delle tasse, abolizione dei diritti dei lavoratori, privatizzazioni selvagge. Esatto, ma lo vede? Ciambellano, lei è proprio la persona giusta. Ha capito tutto. Ma queste, signore, non sono la cura. Sono la causa della crisi. Ma come faremo a convincerli che per curarsi devono continuare ad assumere le medicine che hanno provocato il male? È semplice, mio buon Ciambellano, diremo loro semplicemente che non è la cura a essere sbagliata, ma che la medicina non funziona, semplicemente perché non ne hanno presa abbastanza. Capisco, signore, adesso capisco tutto. Conti pure su di me, padrone, eseguirò il tutto. Abbia fede, gran Ciambellano, abbia fede. Il segreto per vincere è non perdere mai la fede. Quando li avremo strapazzati per bene e avremo imposto anche per il futuro la nostra agenda politica ed economica, solo allora li manderemo nuovamente a votare. A quel punto, chiunque sarà eletto dovrà necessariamente seguire il solco da noi tracciato. E poi, non è detto, Ciambellano, che lei o qualcuno come lei, magari più giovani, un parente o una nipote, chissà, possa partecipare alla contesa elettorale annunciando la sua salita in campo e continuare così l'opera da lei iniziata. La giornata ormai volgeva al termine. Il buio aveva avvolto completamente la città, disegnata da milioni di luci multicolori. La stanza del principe, illuminata soltanto da due lampade poste sulla scrivania, era tornata silenziosa. Il nobile, seduto sulla poltrona, dietro la scrivania rivolta verso l'immensa vetrata, ammirava la città ai suoi piedi. La scena richiamava alla mente l'immagine di un trono posto molto in alto, talmente in alto, al 70° piano di un edificio anonimo, da essere addirittura invisibile ai sudditi, brulicanti, inconsapevoli, centinaia di metri più in basso. Tutto finalmente era tornato al suo posto. Il gran Ciambellano fece alcuni passi verso il principe, mettendosi al suo fianco appena un passo indietro. L'umanità poteva finalmente ripudiare gli ideali di democrazia e partecipazione, riabbracciando così gli antichi padroni, pronti a prendersi cura di lei.
il lieto fine per questa bella favola iniziata solo alcuni secoli prima, quello di rendere plausibile l'inimmaginabile, cioè l'annientamento degli stati democratici, era finalmente arrivato. E da quel giorno furono in pochi un'elite, ma vissero per sempre felici e contenti. Grazie. 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 Grazie davvero. Grazie. Grazie davvero. Ora tra breve lascio la parola perché magari il tempo si fa tardi e noi qui la sala citano. Una cosa che volevo ringraziare anche, ho scoperto questo libro di Michele Signa, grazie a Luciano Battaglini, che è attivista del Movimento 5 Stelle di Bagnaripoli, che anche lui mi ha dato il merito di farmi conoscere questo immediato, semplicissimo e stupefacente libro. Quindi ringraziamento anche a Luciano Battaglini, grazie a tutti voi che siete qui stati un'ora ad ascoltarmi. Spero che sia stato utile e che riesca a far comprendere con chiarezza quello che invece ci vogliono fare rendere più difficile, con paroloni, parole, invece molto più semplice di quello che sembra. Speriamo che serva a qualcosa. Grazie a tutti. Grazie. Bene, 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 bene. Grazie davvero Daniele, complimenti, ci hai dato un bel una bella assolutamente un bel contributo davvero. Certo, ma io inviterei i tempi sono stretti naturalmente perché mi sembra entro le 7:30 si deve lasciare la sala, quindi inviterei i relatori che sono in sala ad accomodarsi, chiamerei naturalmente Claudio, Alessio, Filippo e Michele. Credo così per iniziare un attimo la nostra riflessione sul tema, credo che si corra il rischio per certi versi di sciupare un po' a mettersi a discutere l'interpretazione di Daniele, per certi versi. Venite, venite. Anche perché è stata una bella interpretazione. Forse, come dire, per alcuni di noi potrebbe sembrare un modo semplicistico di vedere il problema della sovranità monetaria. Però credo ci siano degli elementi molto raffinati di come il sistema ci manipoli e manipoli l'informazione. Sicuramente il sistema finanziario, economico, bancario è complesso e più complesso di come il ciambellano lo descrive, però allo stesso tempo è perverso, soprattutto nel modo di manipolare le menti, e quindi sicuramente ci sono alcuni punti interessanti. Com'è che è venuta fuori l'idea di fare questo libro? Pronto? Sì. Buongiorno, buonasera a tutti. Michele Signa, autore appunto del libro. No, l'idea del libro è nata da una semplice considerazione. Un po' di tempo fa, quando ancora non avevo approfondito le tematiche economiche che sono state oggetto del libro,
Mi accorsi di una cosa, mi fecero rendere conto di una cosa sostanzialmente, che io inconsapevolmente avevo vissuto al di sopra delle mie possibilità. Questa è una frase che penso molti di voi abbiano sentito più volte ripetuta. Noi negli anni del boom economico fino agli anni 2000 praticamente ci è stato raccontato che noi avevamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità, quindi il debito pubblico era salito e veramente eravamo diventati anche la quinta potenza industriale del mondo, e quindi io in qualche modo trovavo una piccola contraddizione in questo, sostanzialmente, e si sostanziava nel fatto che io personalmente, e così come i miei conoscenti o altro, nessuno di loro avesse effettivamente vissuto al di sopra delle proprie possibilità. Avevamo semplicemente vissuto una vita dignitosa, con un lavoro sicuro, dove c'era una sanità pubblica, dove c'erano tutte quelle cose che uno Stato normale dovrebbe normalmente fornire ai cittadini. Quindi questa contraddizione mi ha spinto a cercare di capire quello che normalmente non veniva spiegato né in televisione né nei giornali. Quindi ho approfondito determinate tematiche e mi sono accorto con mia grande sorpresa che quello che ci veniva raccontato in maniera pervasiva un po' dappertutto, su tutti i mezzi di informazione, tutto sommato non aveva un grande fondamento. Da questo ovviamente approfondire le tematiche economiche è stato insomma un lavoro abbastanza impegnativo, e mi sono reso conto di una cosa, che un trattato di economia è quanto di più noioso ci possa essere in circolazione, quindi dubito che una persona normale che non sia presa da una passione smodata per questo genere di argomento possa andare oltre l'introduzione e quindi riuscire a finire veramente un libro di economia. E quindi l'idea è nata da questo, cioè quindi rendere alla portata di tutti concetti che sono difficili soltanto perché ce li vogliono rendere difficili. Perché chiunque, immagino, sia padrone di una materia è in grado di comunicarla in maniera estremamente semplice. Cosa che normalmente non viene fatto proprio con gli argomenti economici. Quindi il libro nasce da questo, e questo è l'obiettivo, quello di comunicare con facilità concetti che devono essere alla portata di tutti. E grazie di averlo scritto, perché è una cosa... Filippo, ma è così banale il... come dire, il tema che lo Stato può fabbricare, se è sovrano da un punto di vista monetario, così tanta moneta da permettersi qualunque tipo di debito? Perché mi viene in mente, mi viene in mente il Giappone, che ha un debito pubblico straordinario, ma è uno dei paesi più competitivi e più ricchi del mondo, e quindi evidentemente, e non fa parte non né del dollaro né dell'euro, c'ha una sua moneta sovrana. Assolutamente. Andrea, da un punto di vista tecnico è banale, cioè da un punto di vista tecnico funziona in questo modo. Le cose si complicano nel momento in cui lo strumento deve essere utilizzato attuando delle politiche che sono delle scelte politiche. Cosa voglio dire? Voglio dire che nella rappresentazione, che quando si parlava degli Stati Uniti, no? Voglio dire che la sovranità monetaria è una condizione necessaria, ma non è sufficiente. Da un punto di vista tecnico, è come l'ha spiegata, è come l'ha rappresentata Daniele, come l'ha spiegata Michele. Se ci sono delle domande da un punto di vista tecnico, come funziona il debito pubblico e quant'altro, siamo qui apposta per eventualmente rispondere. Però per darti la risposta concreta, la sovranità monetaria è condizione necessaria ma non sufficiente. Perché non è sufficiente? Perché lo strumento che deve essere utilizzato in funzione delle scelte di politica economica che viene fatta in capo al governo. Questo cosa significa? Significa che l'economia, la tecnica, è al di sotto della politica, non è al di sopra della politica.
Quindi sono le scelte politiche che vanno ad impattare poi sullo strumento, come deve essere utilizzato. Da un punto di vista tecnico sì, funziona in questo modo. Lo Stato non può fallire se ha una moneta sovrana, le tasse sono è un termometro di regolazione della quantità di moneta in circolazione, sono concetti basilari. Se io non spendo, Keynes diceva, se una persona, uno Stato, un comune, un'azienda domani decide di smettere di spendere, dopodomani ci sarà qualcuno che incassa meno, avrà meno reddito, di conseguenza anche lui farà meno spesa, di conseguenza ci sarà un'ulteriore riduzione di un reddito di qualcun altro, in buona sostanza ci sarà la recessione, perché la spesa di un soggetto economico è essenzialmente il reddito di un altro soggetto economico. Il vantaggio di uno Stato a moneta sovrana è che lui non deve restituire la moneta perché è il monopolista dell'emissione monetaria e quindi non la deve prendere a prestito. Poi i titoli di Stato sono altri aspetti tecnici, comunque siamo qui per rispondere da un punto di vista tecnico. Da un punto di vista sostanziale è il lavoro che fate voi, sono le scelte di politica economica. E quindi la visione della società che voglio costruire, e mi fa piacere che c'è anche l'articolo 53, perché il modello sociale della nostra Costituzione è di imposta assolutamente di natura keynesiana. Il lavoro non è una merce, il lavoro è lo strumento attraverso il quale si realizza la dignità di un essere umano. Questo hanno scritto i nostri padri costituenti nella Costituzione. E questo ci hanno tolto proprio lo strumento per poter realizzare la nostra Costituzione. Ho risposto? Grazie. Hai tirato in causa Claudio, articolo 53. Direi, Claudio, intanto questa Costituzione è stata davvero un po' ferita negli ultimi tempi, a partire dalla sovranità monetaria fino all'attuale proposta riforma costituzionale fatta praticamente da soggetti che non rappresentano nemmeno la volontà popolare, no? Da questo punto di vista, da soggetti che il primo ministro non è stato neanche eletto dal popolo, no? Quindi solo pensare questo ci aiuta a capire il grado di bestemmia che ci sta dietro. Però allo stesso tempo saremo costretti a fare delle azioni su questo. Sicuramente arriveremo a un referendum sulla Costituzione, sicuramente interverremo su questo, ma ci sono dei margini, secondo te, che con l'articolo 53 hai approfondito molto anche gli aspetti economico-finanziari, per ritornare a recuperare un livello di sovranità popolare della moneta? Non mi riferisco alla sovranità monetaria nazionale e basta. La sovranità popolare della moneta può essere anche solo europea, può essere anche europea. Ci sono dei margini per recuperare questa sovranità monetaria da parte del popolo, piuttosto che da parte delle banche che in questo momento governano la moneta? Quante ore ho? 5 minuti come primo giro. Allora, io direi che su innanzitutto complimenti a Daniele, veramente io gli farei un altro applauso, perché veramente mi ha entusiasmato, bravo, mi ha entusiasmato la mimica e la capacità di porre le questioni, e questo deve essere a tutto a suo vantaggio, perché fino ad ora io conoscevo Saverio Tommasi, oggi invece ho un personaggio che veramente è un fiore all'occhiello culturale, perlomeno. Allora, cercherò di spaventarvi poco. Sono contento di essere qui anche con i ragazzi che mi sono vicino, anche perché non sempre io ho avuto idee collimanti con gli elementi di teoria della moneta.
Cercherò di dirvi come la vedo. I nostri costituenti fra il 1946 e il 1947 avevano una situazione di un'Italia distrutta per l'85%, i nodi ferroviari completamente cancellati, un 80% di analfabetismo e, signori, non c'era un reddito. In questa situazione, e c'erano ancora i fascisti, circa 3 milioni di fascisti, in questa situazione i nostri padri costituenti, ma anche madri costituenti, non perché è passato l'8 marzo, ma perché effettivamente sono state tantissime le madri costituenti, hanno compiuto un lavoro che io direi è immane. Immane per il disegno che sono riusciti a porre in uno Stato che contemporaneamente poneva A. lo Stato di diritto, 2. la forma costituzionale repubblicana, 3. attenzione, lo Stato sociale per legge. Non esistono all'interno delle costituzioni, compresa anche un po' forse quella tedesca, non esistono costituzioni che siano così ampiamente declinate sul concetto della democrazia sociale e della solidarietà a favore dei cittadini. Non c'è costituzione che ponga i cittadini all'uguale livello di partenza, ponendo come unico elemento distintivo il merito. Non c'è costituzione che difenda i diritti inalienabili dei cittadini come la nostra e non c'è nessuna costituzione che pieghi lo Stato ad essere al servizio non solo di un uomo o di un elettore, attenzione, ma del cittadino. Questa è una delle cose che perderemo con la riforma costituzionale, attenzione. Con la riforma costituzionale si comincia a parlare di elettore e non di cittadino. Il buon Gaetano Azzariti dice che c'è una differenza enorme perché per legge un cittadino può non essere un elettore, quindi state attenti ragazzi del 5 Stelle. Quello che diceva Daniele è vero, sotto banco è iniziata una battaglia nella quale, colpa anche forse JP Morgan e la sua lettera maledetta del 2013, ma comunque le costituzioni del secondo dopoguerra sono in fase di cancellazione, sono l'ostacolo fondamentale, spero di non dire qualcosa che fa alzare i vicini e li fa andare via, sono l'ostacolo per il dilagare del neoliberismo, ormai ci manca poco. 20 anni di cultura berlusconiana ci hanno cancellato. Una cosa, Daniele, alzati un attimo, una cosa che subito mi ha impressionato è quando lui ha detto i contadini, prima di versare il raccolto nei granai del sovrano, prendono quota parte per se stessi, è vero? Prendono quota parte per far vivere la propria famiglia. E questo è esattamente all'origine dell'articolo 53 della Costituzione, è vero. È il primo degli articoli che è stato tradito nel 1973 in particolare. Quando il Costituente, e qui poi io vorrei lasciare poi la parola per sviluppare questo tema insieme, perché non esiste una verità assoluta, ma esiste la verità fra le verità, quando il Costituente analizza il tema nell'assemblea del 23 maggio del 1947, l'onorevole Scoca, che è il relatore, afferma: è indubbio che il cittadino, prima di essere chiamato a concorrere con quota parte della sua ricchezza alle spese pubbliche, deve soddisfare i bisogni primari suoi propri e del nucleo che per obblighi giuridici e o morali gli afferisce. Quindi già il Costituente imponeva allo Stato di non distruggere le classi, ma di aiutarle a crescere per creare nuova capacità. Quindi di non andare a cercare nelle tasse l'obolo che serviva per mantenere o una classe pletorica o la corruttela, che è ciò che è dilagato poi in Italia, ma di consentire a chi più aveva guadagnato per la sua iniziativa, per la sua libertà, per la sua capacità, per la sua voglia di fare, per la sua voglia di mettersi in gioco, che è la capacità italiana, non plus ultra. Per me che lavoro in una multinazionale a contatto con gli americani, questa è una realtà di fondo. Noi italiani abbiamo superiorità intellettuale, punto. E avevano dato questo, e non solo, ma avevano dato un'altra prescrizione, e cioè che il carico tributario su ciascun cittadino fosse improntato a criteri di progressività, cosa che non mi metterò oggi a dimostrare, ma come modello matematico che ho costruito
esso non è. Al di là di tutto, ciò che ho visto è compatibile con il modello che costituisce. Puoi sederti, Daniele, grazie. Quello che ho sentito oggi è compatibile con il modello che i costituenti avevano disegnato, perché loro avevano una visione abbastanza keynesiana del mondo, e credo che la parte di Keynes sia stata molto importante nella costruzione della Costituzione. Io credo che ciò che noi dobbiamo, di cui dobbiamo credere, è la volontà noi di italiani di costruire il nostro futuro sulle politiche economiche che noi come italiani ci dobbiamo fare. Sull'euro mi esprimerò casomai dopo un altro giro di parole, perché voglio sentire un po' anche i miei interlocutori, i quali, ripeto, non sempre sono stato d'accordo su quelle che sono le tematiche in ballo per voi. Però se la mia risposta deve essere, io sarei fossi voi cittadini, sarei spaventato per il destino che stanno riservando alla nostra Costituzione, perché è la prima sotto scacco, è la più potente. Se sfondano su questa, è fatta. Non ci sarà più freno a quel principe a cui lui parlava, non ci sarà più freno inibitore. Grazie Claudio. Finiamo il giro con Alessio. Io non vi ho presentato come associazione, perché diciamo un po' per guadagnare tempo, un po' perché come movimento siamo un po' abituati a considerarci solo cittadini. No, quindi vi chiamo per nome, se poi vuoi dire qualcosa sull'associazione volentieri, però ti faccio la stessa domanda che a Claudio. Mm-hmm. Quali sono i margini per un recupero di una sovranità monetaria dei popoli? La sovranità monetaria oggi è effettivamente uno dei primi passi per recuperare le sovranità. Come giustamente ha detto prima Filippo, la moneta da sola è uno strumento molto potente, ma se non viene usato assieme alle altre sovranità e soprattutto non viene usato correttamente, è uno strumento che rimane lì inutilizzato. I margini per un recupero di una piena sovranità sono senz'altro ampi, perché oggi ne abbiamo persa tantissima. I vari trattati europei hanno di fatto tolto la sovranità agli stati, la sovranità costituzionale di cui abbiamo parlato, parlamentare e monetaria, letteralmente riducendo lo Stato e i suoi organi, diciamo, a quasi dei meri esecutori delle direttive che vengono date ormai dalle famigerate capitali europee da cui arrivano. Oggi viviamo in balia di politiche monetarie e non abbiamo più, per esempio, politiche economiche. Oggi pensiamo che abbassare o tagliare i tassi serva a far ripartire l'economia. Penso che ormai tutte le persone che sono qui, ma insomma di solito anche le persone che ascoltano i telegiornali, facciano presto a rendersi conto che tutte queste politiche, tutti questi interventi non sono serviti a niente, perché nella concretezza della vita delle persone oggi abbiamo visto perdere posti di lavoro, chiudere aziende, abbiamo perso il 25% della nostra capacità produttiva e un impoverimento impressionante. Eravamo nell'81 il paese con il risparmio privato più alto del mondo, quando lo dico ho ancora i brividi. Oggi l'Italia è il paese con un livello di disoccupazione più alto rispetto a, diciamo, dal dopoguerra in poi. Quindi questo è sotto gli occhi di tutti. I margini per recuperare la sovranità sono ampi, sono più che altro delle decisioni politiche più che tecniche. Di fatto, per quanto i trattati cerchino molto di imbrigliare gli stati, uno stato che domani si alzasse in piedi e volesse riprendere la sua sovranità non ha qualcuno che come dire, fa partire i carri armati. Quindi potremmo riprenderci la nostra sovranità costituzionale, parlamentare e monetaria. Questo però è una decisione politica, probabilmente tanto viene anche dalla presa di consapevolezza, dalla pressione che la cittadinanza può fare, o certi partiti, movimenti possono, come dire, cominciare a portare davanti agli occhi delle persone, far prendere una maggiore consapevolezza, perché oggi le persone probabilmente si sentono molto spaesate, sono confuse, i termini con cui parlano gli economisti, quello di cui giustamente anche il collega prima ha fatto menzione, sono effettivamente
un ostacolo importante. La gente si sente, come dire, vede tutto questo come qualcosa di troppo difficile. Se non ci riescono loro, che sono dei cervelloni, come potremmo riuscirci noi? Invece i cervelloni, come insomma, abbiamo visto dalla rappresentazione, sono dei cervelloni assolutamente, ma devono fare un certo tipo di lavoro che non va certo a vantaggio di noi cittadini. Due parole, se volete, a proposito dell'associazione. Noi siamo un'associazione di cittadini, appunto, l'associazione si chiama MEMMT, è un'associazione che è nata grazie alla, come dire, al contributo dato da alcuni giornalisti e da alcuni economisti, non illuminati, ma persone che effettivamente hanno studiato, hanno visto, hanno vissuto da dentro i massimi sistemi economici e monetari, e che ci hanno trasferito in termini semplici e dalla nostra parte anche con una certa applicazione, un certo studio, i concetti semplici e chiari della macroeconomia, di questo mostro brutto e cattivo che, a dirlo così, fa paura, ma quando ogni tanto mi capita di spiegarlo nelle scuole ai ragazzi di 13 anni, vedo che in 5 minuti capiscono tutto e mi chiedono: ma allora come mai c'è ancora la crisi? E quando ti fanno questa domanda vuol dire che hai capito tutto. La MMMT chiaramente è assolutamente aperta ad entrare in contatto con altri cittadini o con altre persone che vogliono in primis capire qualcosa di più e poi magari darci una mano a fare dell'attività, perché senza prima la conoscenza non riusciamo ad andare da nessuna parte. Quindi chiaramente dopo questo dibattito, chiunque è qui e vuole in qualche modo avere delle informazioni ulteriori sull'associazione, su quello che facciamo, sui nostri siti, insomma su tutto quello che volete sapere, noi ci siamo ben contenti di farlo. A me, prima di rifare un giro magari, mi farebbe piacere anche condividere con qualcuno del pubblico con qualche domanda, visto che abbiamo un'associazione di economisti, abbiamo un esperto davvero di Costituzione, abbiamo lo scrittore del libro. Se ci sono degli interventi vostri, mi farebbe piacere, prima di fare un secondo giro. Gioacchino, non ho, si sente, ma per lo streaming bisognerebbe che andasse a parlare lì. Allora, io non sono un esperto di economia per niente, anzi proprio per questo che avrei 100.000 domande, ma una, quella che mi preme, si sente sempre parlare che questi nostri governanti che ormai si succedono, prima Monti, poi Letta, poi il nostro compaesano, dicono, si sente sempre dire, sì, ma quelli sono nominati dai poteri forti. Ecco, io ho l'opportunità di sentire se qualcuno di voi mi sa indicare dei nomi di questi poteri forti. Chi sono? Ci sono davvero delle persone, delle lobby che condizionano così tanto e quindi avranno condizionato Napolitano per addirittura ha nominato senatore a vita a Monti per poi chiamarlo a presiedere un governo? E poi è andata male, poi ha chiamato Renzi facendo venire da Firenze, non era nemmeno eletto. Quindi davvero stiamo vivendo questo clima davvero di guerra? A nostra insaputa ce la stanno facendo? Grazie Gioacchino. Qualcun altro? Certo. Vuoi dare qualche nome tu, Filippo? Mi viene da aggiungere. Qualche nome di grossa lobby la ricordo anch'io. Così, per introdurre appunto alla risposta di Gioacchino, che lascio a voi, però mi viene di dire che effettivamente 20 anni fa l'1% circa, poco più, della popolazione mondiale deteneva il 25% delle ricchezze. A oggi le stime sono che l'1% della popolazione mondiale detenga il 50% delle ricchezze. Chi vuole? Ci sono nome e cognomi. Nome e cognomi del tipo. Allora, prima di fare nome e cognomi,
bisognerebbe introdurre quello che è l'ordinamento giuridico istituzionale che si è formato in Europa. Tutti sappiamo che chi comanda in Europa, chi è? Chi è che ha l'iniziativa legislativa in Europa? Chi è che propone le leggi da fare? La Commissione Europea. Ci siamo? Fin qui? Beh. La Commissione Europea, chi sono i commissari? Chi li nomina i commissari? Nessuno, sono nominati. Non sono eletti, non sono espressione di una rappresentazione democratica del potere, del popolo, ok? Fin qui, giusto per dare un inciso, per fare dei nomi e cognome. Dei nomi e cognome, lei chiedeva chi sono i poteri forti, ok? Io le posso fare qualche nome e cognome di qualche commissario che ha il potere di fare le direttive, di fare le leggi che devono essere applicate. Le dico soltanto uno, che è quello che impatta in modo più evidente e quello più attuale. Qual è la crisi che stiamo vivendo in questo momento più di impatto? L'ultima, ce ne sono tante di crisi, l'ultima che è scoppiata all'inizio dell'anno. I bail-in, mai sentito le banche che falliscono? Ok? Sentito? In Toscana abbiamo qualcosa. Bene, il bail-in ovviamente è stato un disegno di norme lavorato e strutturato da chi ha il potere per quanto riguarda all'interno della Commissione per quanto riguarda i servizi finanziari. Il commissario è un certo Jonathan Hill, di nomina britannica. Cioè Cameron ha nominato Jonathan Hill. Jonathan Hill è uno dei più grossi lobbisti di una società di consulenza inglese che ha come clienti per la sua società HSBC, JP Morgan, multinazionali americane e internazionali, ok? Quindi la sua società personale è una lobby dichiarata, tranquilla. Lui è stato nominato commissario in capo ai servizi finanziari e assicurativi con responsabilità come commissario europeo. E lui è quello che ha lavorato, ha trattato insieme alla BCE piuttosto che altre istituzioni finanziarie internazionali quelle che sono le regole del bail-in. Un altro nome glielo posso fare, sempre all'interno della Commissione Europea, il commissario ai servizi ambientali ed energetici di nomina spagnola è un certo, se no la pronuncia non mi viene, ce l'ho scritto lì, è un certo Cainete, comunque c'ho tutto i riferimenti. Allora, il signor Cainete è, prima di essere nominato commissario all'ambiente e all'energia, era il presidente di due società petrolifere spagnole. Prima di essere nominato, ovviamente, logica e buonsenso ha voluto che il signor Cainete abbia ceduto la sua partecipazione azionaria in queste società per evitare un certo conflitto di interessi. Ovviamente a chi l'ha ceduto, poi basta andare a vedere lì gli azionisti di riferimento, parenti, amici. Okay. Allora la domanda la pongo io a lei. Innanzitutto, se è stata soddisfacente o parzialmente soddisfacente la risposta. La seconda domanda che le pongo è: secondo lei, coloro i quali in Europa, e quindi a cascata su tutti i cittadini europei, hanno il potere di poter fare e disfare le leggi e le regole, che sono due, secondo lei, quali motivazioni personali e professionali li spingono a lavorare per gli interessi del 99% dei cittadini europei? L'ultima, e chiudo,
è sempre commissaria europea che sta trattando di nomina svedese, questa, i nomi non me li ricordo, ce l'ho scritti ma non me li ricordo, comunque è rintracciabile, una certa Moscova, che non mi ricordo, è la responsabile dei rapporti commerciali internazionali, quindi commissaria europea, è colei che per conto dell'Unione Europea sta negoziando il trattato TTIP. Qualcuno l'ha mai sentito nominare? Il TTIP? Ok, bene. Il direttore generale della più grossa organizzazione umanitaria, ONG, che combatte la povertà, si presenta da questo commissario per chiedergli, ovviamente lui interessato a combattere la povertà come associazione internazionale ONG, gli va a chiedere a lei, ma si rende conto che l'applicazione e la ratifica di questo trattato porterà grosse disparità e ulteriormente accrescerà la povertà nei paesi che applicheranno questi trattati? Sa qual è stata la risposta certificata e pubblicata della commissaria? La risposta è stata questa: io non rispondo agli elettori europei, il mio mandato non dipende dagli elettori europei. Ho chiuso. E con questo abbiamo detto tutto. Questo è uno degli aspetti sicuramente più inquietanti, perché noi stiamo assistendo nel nostro piccolo, del nostro paese, ma insomma l'abbiamo visto un po' anche alle ultime elezioni qui in Toscana, per esempio, ma forse anche nelle primarie del PD di questi giorni, che praticamente anche i partiti purtroppo considerano il loro elettorato spesso un intralcio. Il loro elettorato, non l'elettorato degli altri, che è proprio la logica opposta con cui cercano di muoversi i movimenti come il nostro, il Movimento 5 Stelle, perché l'elettorato è la parte più importante, perché è un dar voce, è ricontare di nuovo, è essere capaci di incidere da questo punto di vista. Riproporrei appunto questa questione a Claudio, in questo senso, ma allora, anche con una riflessione che ogni tanto mi viene fuori quando sento di Banca Etruria, quando sento della Montepaschi, che è lo scandalo finanziario più imponente d'Europa, con i 40 miliardi, cioè l'impressione è che i poteri forti puntano su un sistema finanziario patologico, quasi come se giocassero d'azzardo con i nostri soldi. Cioè, riesco a vedere questi soggetti quasi come soggetti che hanno perso il controllo completamente e sono così avidi da depauperare qualunque tipo di conto corrente, bail-in rispetto a i risparmi, che eravamo al primo posto con i risparmi e che ora ce li stanno erodendo completamente, ed è inevitabile che se il gioco è questo, gli elettori, anche i propri elettori, rappresentino un intralcio e quindi comportino necessariamente il depauperamento dei poteri costituzionali. Ogni volta che io penso di avere la risposta, lui poi mi rende più difficile la domanda. Allora, diciamo questo: il cittadino è un intralcio per il potere neoliberista. Penso che dovrei riprendere tutta la commedia che abbiamo appena sentito, che tanto commedia non era, perché, come dicevano i greci commediografi, purtroppo attraverso il riso si fa tragedia. Allora, effettivamente il cittadino, quindi noi, tutti quelli che siamo qui, siamo un intralcio, perché la nostra voce libera produce soltanto chiasso all'interno dei numeri.
Quindi è quel rumore bianco che si vuole filtrare, perché non ci deve essere. Allora ci deve essere il mega manager, che casomai abbia dei begli interessi all'interno di ciò che fa, che abbia quella che si chiama l'esperienza, perché non è la politica che deve guidare, ma la tecnica. I costituenti avevano messo il cuore, quindi la persona, i diritti umani e soprattutto l'obbligo, che questi diritti umani non erano così campati per aria. In realtà loro mettevano il lavoro e la dignità, il sapore delle cose di ogni giorno a costruire la socialità, cosa che questi non vogliono. Noi vogliono che noi lavoriamo, andiamo a casa, vediamo la loro televisione. Ora cerco di farla breve. Quello che vogliono fare attraverso la riforma della Costituzione è proprio questo: annullare la possibilità da parte del cittadino di contare qualcosa. Ora teniamo conto che l'Italicum arriva da un Parlamento in cui la sentenza 1/2014 della Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittimo il premio di maggioranza e le liste bloccate. Pensate, aveva dichiarato illegittimo il premio di maggioranza e le liste bloccate. Cosa fa il governo del Gran Ciambellano? Perché io non vorrei, lo domanderò se il Gran Ciambellano è chi dico io. Comunque, se chi di dovere ha piazzato della roba dentro, guarda caso ha piazzato un premio di maggioranza, guarda caso ha piazzato delle liste bloccate. Ora, allora la domanda è, ma sei scemo e ci riprovi? Probabilmente l'idea è di iniettare all'interno della Corte Costituente, prima che la Corte Costituzionale, scusate, prima che arrivi in giudizio, già dei personaggi che possano ribaltare quello che è stato il giudizio che è stato fatto nel 2014. Ha pensato anche il Presidente della Repubblica, che era giudice costituzionale all'epoca, a dare un assist. Attenzione, non ve la sarete mica persa quell'intervista alla Berkeley University del nostro Presidente della Repubblica, questo è importante, l'ha fatto un assist al governo che la metà basta. Quindi noi stiamo perdendo quello che è una delle libertà fondamentali della nostra popolazione, e cioè il valore del voto, non la libertà, perché ti ci mandano comunque lì dentro la cabina elettorale, cappero, ma il valore di quello che noi stiamo andando a fare. Quindi questo è una delle prime cose che sta rompendo gli argini, diciamo, è come se fossimo nel 1918 e fosse stata la rotta di Caporetto. C'è una rotta di Caporetto, quindi signori, io che sono figlio di un eroe della Seconda Guerra Mondiale, decorato al valor militare perché ha resistito ai nazifascisti su un monte perdendo anche il braccio dai colpi di mortaio, io dico che sono nel bosco a combattere. Sono a combattere con la mia Costituzione nel cuore, quella del 48, con l'articolo 81 ancora non modificato. E quindi chiedo a tutti voi, di qualunque movimento facciate parte, di qualunque associazione, noi dobbiamo difendere questa Costituzione repubblicana e democratica. E ora posso anche rispondere, e ringrazio i miei colleghi, e dico che in questo momento l'intelligenza di tutti è quella di mettersi in comune e cominciare a studiare. Io l'ho fatto dal 2000 circa e studio la Costituzione perché mia madre ha voluto essere la mia professoressa di storia, geografia e educazione civica ai tempi delle scuole medie. Quindi io purtroppo sono condannato ad avere la Costituzione e la resistenza partigiana e il DNA, ahimè. E quindi io sono purtroppo caricato a molla come Obelix con la pozione magica. Per cui io credo che quello che loro vi stanno dicendo oggi, che secondo me va all'interno di un discorso cumulativo, può essere globalmente la forza, è quello che voi dovete mettere. Io mi permetto di dire che lui ha detto una cosa giusta, cioè fra il dire e il fare c'è di mezzo un bel po' da faticare, però secondo come la vedo io, ripeto, l'Italia è sotto shock dal punto di vista economico, come un cagnolino al quale voi piazzate il collare educativo fatto ad elettroshock. L'avete mai visto? Forse qualcuno ha visto Garfield, ha visto cos'è un collarino educativo. Appena l'animale cerca di muoversi, zacchete, l'educatore malandrino gli dà una bella scossa 25 volte e l'animale si ferma. Questa è sofferenza. Ci stanno mettendo la cavezza al collo e pensano di averlo fatto, perché noi abbiamo resistito senza fiatare all'eliminazione delle province, discutibile quanto volete. Hanno giocato con la mala politica, come esattamente il nostro costituente
Calamandrei ci ha raccontato della scuola pubblica. Come si fa a distruggere la scuola pubblica? La si comincia a far andare male. Hanno cominciato a far andare male la politica, a costruire una classe politica di asserviti. Tangentopoli ha fatto tutto il resto, ma attenzione, queste sono non le persone, perché io spero che cittadini come noi vadano domani in quelle istituzioni a guadagnarsi il rispetto della nazione e a lavorare con abnegazione per il paese. Ma attenzione, queste sono le istituzioni che dobbiamo difendere, quindi tutti giù per strada a combattere in metodi ancora democratici, ma a combattere, siamo sotto attacco. Altre domande? Mi chiamo Massimiliano. Ecco, io è da parecchio che ho cominciato a studiare con la mia associazione che si chiama Eco Rinascimento, l'economia e la ecosostenibilità. E ecco, una cosa che però, cioè, non è che volevo precisare, però mettere in evidenza che non è che se noi usciamo dall'Europa dal punto di vista della moneta unica poi tutte le cose si rimettono a posto, come ha detto giustamente lui, perché è una condizione necessaria ma non è sufficiente. Potremmo dire forse anche l'incontrario, perché c'è la Danimarca, c'è la Svezia e altri paesi che se la passano benissimo e stanno dentro l'Europa, e altri invece, come è stata l'Argentina, che aveva moneta unica ed è andata in fallimento quasi due volte. Fallimento vorrebbe dire che tu vai nel bancomat, come ha detto, in Argentina, e non ti tirano fuori i soldi, cioè questo vuol dire fallimento, cioè non avere roba da mangiare nei supermercati e una situazione di caos. Quindi vorrebbe dire che questo non è il discorso che noi avremo la nostra moneta, non è che poi tutto si rimette a posto, ecco, questo deve essere super chiaro, perché comunque sia noi abbiamo delle condizioni di spesa, e io non sono un economista, però mi occupo di risparmio energetico e di ecosostenibilità, abbiamo delle condizioni di spesa da mettere molto in discussione. Una di queste è quella, per esempio, come ha fatto il nostro presidente, anzi sì, presidente del Consiglio Renzi, ma che non fa parte solamente di lui, ma fa parte un po' in generale, quello di sparpagliare soldi a destra e a sinistra, come se la moneta che nella realtà è un mezzo per dopo a rimettere in moto i consumi. Io proprio su questo vorrei mettere un appunto, non è il problema nostro solamente i consumi, ma più che altro è quello che si può risparmiare. Facendo conto, quei 10 miliardi che sono stati spesi e che adesso ne vorranno spendere un'altra cifra per dare 500 euro ai ragazzi appena diciottenni, c'è un'altra idiozia ovviamente, perché li danno a quello che sta quasi morendo di fame e a quell'altro invece che magari ha un padre con più che benestante. Ho fatto un conto approssimativo che con quei soldi potevano essere fatti, conti alla mano perché insomma mi occupo di mobilità, potevano essere fatte praticamente 10 sistemi autotranviari in 10 città italiane, che avrebbero spostato ogni mese quasi 40 milioni di persone, più di 40 milioni di persone, quindi alla fine dell'anno quasi 500 milioni di persone. Quegli stessi soldi che invece sono stati dati, quei famosi 80 euro sparpagliati a destra e a sinistra, molta gente si è comprata un fusaglio cinese, per intendersi. Quindi vorrebbe dire che dipende anche come si spendono i soldi. La stessa cifra poteva essere spesa anche per costruire pannelli solari, che potevano essere messi negli edifici pubblici. Gli stessi soldi potevano essere anche costruiti in un'altra parte per fare coibentazione. L'Italia ha 100 miliardi di spreco energetico ogni anno. E per eliminare quello spreco si fanno dei lavori che si chiamano riqualificazione energetica. Quindi dipende come viene fatta questa spesa pubblica. E spesso però non si parla di questo. Ci sono anche programmi, anche belli, che fanno in televisione, anche nella RAI e così via, li fanno da altre parti. E poi dopo fanno altri programmi in cui si dice che noi dobbiamo spendere. Il problema è che tutti dicono che dobbiamo spendere, tutti i partiti politici. Questo è quello che mi fa impressione. Escluso un po' oggettivamente il 5 Stelle, anzi, molto meno da un certo punto di vista. Anche se con il 5 Stelle c'è quell'altro discorso di dare 780 euro come reddito di cittadinanza, mentre io invece vedrei che questi 780 euro sarebbe meglio costruire delle ditte, delle industrie, oppure dare degli incentivi per delle imprese che costruiscono aziende per il risparmio energetico e che gli possono dare un lavoro, perché già il risparmio è una cosa enorme. Poi per quanto riguarda il discorso della carta
stampata, cioè delle banconote. Sì, è vero che lo Stato può stampare tutta la banconota che vuole, però bisogna vedere poi dalle altre parti se te l'accettano. Questo è un altro problema, perché a un certo punto in Argentina la loro moneta non valeva più niente. Quindi quello che voglio dire è, la spesa pubblica va bene, ma il discorso di rincorrere sempre questo fatto dei consumi, secondo me è una cosa che può andare bene quando uno veramente non sa come spendere soldi. Ora noi siamo in una condizione che dobbiamo risistemare questo paese, ma proprio dalle fondamenta, ma proprio concettualmente. Basta andare in Germania, nel 2050 loro avranno, e qui finisco, avranno l'indipendenza energetica, cioè ci rendiamo conto, cioè a che livello sono loro, e qui invece stiamo a trivellare nell'Adriatico per prendere una manciata di milioni da delle multinazionali. Se succede un incidente siamo rovinati per sempre, perché poi quando uno costruisce oppure fa un qualche cosa deve vedere se le cose vanno male le conseguenze che puoi avere, e oggettivamente con quei soldi, cioè, si potrebbero anche utilizzare per rimettere in moto un'economia che invece spesso, vi dico anche gli incentivi che sono stati dati a suo tempo da Bersani, che qualcosa di buono l'ha fatto, e invece questi incentivi sono stati praticamente quasi diluiti invece in 3 anni e in 10 anni. Ecco praticamente la spesa pubblica come viene concepita, il fatto di dover dare soldi e elemosina mentre invece non si fanno infrastrutture. Va bene, grazie. Grazie Massimiliano. Andrea, posso dargli posso dargli una risposta subito? Posso dargli una risposta subito? Proverei a dividere la domanda in due parti. La prima è diciamo rispetto all'Argentina, che non ha pagato il suo debito e poi è ripartita comunque l'Argentina con un nuovo vigore da questo punto di vista, proprio grazie alla sua sovranità, con macinando debito pubblico ulteriormente. E vorrei che magari su questo qualcuno di voi, poi vorrei che Claudio facesse una sua considerazione, e poi vorrei far concludere Michele, perché ha sollevato un'altra questione Massimiliano, e lo ringrazio di questo, sulle truffe semantiche. E allora chi meglio di uno scrittore ci può dare un suo elemento? Truffe semantiche. La parola bonus, no? Che viene fuori sugli 80 euro, sui 500, che poi sono soltanto spot propagandistico, demagogico, populistici davvero, e che non servono per far ricrescere l'economia. Questo è un aspetto sicuramente qualificante. Quindi sì, partirei con Alessio, Claudio e Michele. D'accordo. Beh, provate a immaginare, per quello che faccio un parallelismo tra l'Argentina e una ipotetica situazione, mettiamoci noi negli stessi panni dell'Argentina. L'Argentina a un certo punto doveva ripagare il proprio debito, hanno detto no, noi faremo qualcosa di diverso. Immaginiamoci noi nella stessa situazione, l'Italia si trova nella condizione di fare default, cioè di fallire. Abbiamo detto che uno Stato non può fallire, però probabilmente la maggior parte di voi sanno che noi non abbiamo una nostra moneta. L'Italia, ma nessuno Stato d'Europa, ha una moneta realmente una moneta nazionale, ha una moneta estera. Questa moneta estera è l'euro. È una moneta estera perché nessuno Stato la può emettere a proprio piacimento, per propri usi e consumi, per fare l'interesse pubblico, quindi per fare quello che serve alla cittadinanza, alla nazione, e quindi la deve prendere in prestito. Essendo un prestito, chiaramente lo deve restituire. Nel momento in cui un paese si trovasse nella condizione di non poter più restituire i soldi che ha preso a prestito, è un paese che, come un'azienda che non può far più fronte ai propri debiti, deve dichiarare il fallimento. Quindi intanto lo Stato è stato messo letteralmente sullo stesso piano dell'azienda o del cittadino. Quindi lo Stato non può fallire al di fuori dell'Europa se ha le proprie sovranità. Noi non ce l'abbiamo. Immaginatevi che in una situazione del genere l'Italia si trovi nel caso in cui deve decidere se fare default, quindi fallire, oppure decidere, non posso emettere l'euro, ma posso decidere di riappropriarmi della mia sovranità monetaria. Quindi da domani non decido di fallire, ma decido di rimettere su la mia banca centrale, di riprendere le mie sovranità e di dire, da domani l'Italia pagherà ogni debito e ogni lavoro pubblico, ogni stipendio, e esigerà in tasse soltanto alla nuova lira, chiamiamola nuova lira, la nuova moneta di Stato emessa dalla Banca Centrale d'Italia. A questo punto i creditori si troverebbero nella situazione di accettare in pagamento la nuova moneta, oppure,
non dover prendere niente. Secondo voi accetterebbero i creditori dall'Italia la nuova lira sapendo che l'Italia magari ha dei beni reali a supporto di un'economia e magari accetterebbero quella moneta in per il pagamento dei debiti se l'Italia avesse oltre a quella magari un programma di spese pubbliche, di una politica economica davanti? Probabilmente sì. Perché? Perché un paese che fa politiche di spesa, che rimette soldi nell'economia, creando lavoro, creando redditi, eccetera, è un paese che, giustamente rispondo anche a lui, ha dei consumi. Se ha dei consumi vuol dire che chi, come le multinazionali, vuol fare profitto, è facile secondo voi che venga a investire in un paese dove ci sono consumi, dove c'è richiesta di consumi? Sì, qualcuno dice giustamente sì. Quindi il fatto di poter decidere in un qualsiasi momento di riappropriarsi della propria sovranità monetaria e far fronte ai propri debiti con la propria valuta è una possibilità che c'è, ma che, ribadisco come prima, è innanzitutto una decisione politica, perché non è una decisione che ha dei limiti di tipo tecnico. Spero di aver risposto. Allora, dal mio punto di vista, innanzitutto vorrei sapere se Luca Reiteri sta trasmettendo in streaming. Se sta trasmettendo in streaming, vorrei dire, ragazzi, mi raccomando, il 17 aprile tutti a votare sì al referendum no TRIV, mi raccomando, parlo a voi che siete di là dello schermo, il 17 tutti a votare per il no TRIV, anche perché se il nostro paese, come dicono gli ingegneri, io sono ingegnere fra l'altro, è al limite dell'autosufficienza energetica per quanto riguarda il picco delle 12, voi non lo sapete, ma comunque esiste un famoso picco da fame energetica delle 12 e noi siamo autosufficienti su quello, signori, ci stanno raccontando qualche balla dal punto di vista energetico. E chi lo dice? È un ingegnere. Ciò detto, veniamo al principe. Il principe cosa faceva? Non so se Michele l'ha detto, ma qualcuno qualche regalo lo doveva fare per forza, perché almeno qualche, come ai tempi dei romani, panem et circenses, qualche regalia tu la devi fare. E si chiamano agevolazioni. I costituenti furono precisi, non si fanno agevolazioni. E se agevolazioni ci devono essere la maggioranza qualificata, quindi quella più grande possibile, dell'assemblea. Ci siamo, perché c'erano troppe leggi particolari all'epoca, quindi in teoria noi non dovremmo vedere né gli 80 euro in busta paga, né i 500 euro, guarda caso, ai giovani che compiono 18 anni e che quindi si apprestano a votare, ma è per caso ovviamente, né gli euro nelle tasche dei professori che non sanno che farsene di 500 euro, si compra un PC, si compra un hard disk, d'accordo? E non certo ci vanno a fare i corsi di istruzione, quelli te li fai da te. Siamo di nuovo nell'espressione del calamandrei. Questo è il momento in cui voi dovete riprendere alcuni testi costituzionali, vi posso aiutare, io ho sempre detto e dato la disposizione, se n'è andato Max, ma comunque c'è Andrea, e testimone di aiuto, sempre disponibilità ad essere presente col messaggio costituzionale per spiegarlo alle persone normali e indicare qual è il disegno costituzionale, che è diverso dal testo costituzionale, e il perché il costituente ha inserito quella roba in quella costituzione in quel momento. E allora, signori, io ho prodotto un testo che si chiama Il sistema fiscale italiano di fronte a una mamma e dal suo bambino, più semplice di così, e illustra l'esperienza di una denuncia vera di una mamma col bambino che io ho analizzato, e in cui vi fa vedere che di fronte a una capacità contributiva finale effettiva che il costituente indicava, dedotte tutte le spese, di 827 euro, questa mamma deve dare allo Stato, per concorso alle spese pubbliche, 6.400 euro, e i genitori le devono dare 248 euro al mese, perché sennò questa donna non campa. E fortuna, questa donna allatta al seno, quindi non deve comprare il latte in polvere. Ma secondo voi questa è dignità? Questo è l'articolo 3? Questo è l'articolo 29? No,
direbbe il Calamandrei, che la macchina della Costituzione è ferma. E allora io vi dico una cosa, e per essere sintetico, applicare l'articolo 53, quindi fare una riforma del sistema fiscale come quella che proposi all'epoca al Movimento 5 Stelle, questo va detto, è un modo per andare veramente a fare scontro diretto col neoliberismo. Non vogliono che questa cosa rimanga in Costituzione. La prossima cosa che ci faranno togliere è l'articolo 53, perché dalle altre parti c'è solo l'IVA e imposte sui consumi. Noi ammettiamo che il carico deve essere progressivo. Questo non lo vogliono. Quindi la prima cosa, riappropriarci sicuramente della nostra volontà di essere popolo e nel tempo anche contro questa Europa e contro questo euro, della nostra volontà di continuare la strada da soli. Due, predisporre il cammino evitando di fare come la Grecia che ha fatto un conflitto misto. Tre, attuare l'articolo 53. Perché io non ve lo faccio vedere, ma chi lo vuole, ho qui il libro di Renzi che si chiamava Stil Novo, e c'è Renzi che parla dello scaricare tutto tutti, perché lui venne alla nostra associazione quando si chiamava Scaricare tutto tutti a prendere il libro, e lui parlava di scaricare tutto tutti, che guarda caso è l'applicazione dell'articolo 53. Io non so se lo farà, ma non credo. In una spinta neoliberista non ci può essere democrazia sociale, in una spinta neoliberista non ci può essere la progressività. La prima cosa che devono cancellare gli accumulatori è di pagarci le tasse, perché loro fanno il bene del paese, quindi ricordatelo, e lo dico di nuovo al 5 Stelle, perché non dico tutto, ma è stato testimone della proposta che avevamo mandato in Parlamento. Si può, con una forza di coalizione, costruire questa proposta che serve a 38 milioni di italiani e che in qualche modo apre la strada a quello che questi ragazzi vi stanno raccontando e che questo libro vi ha raccontato. Perché nel mutatis mutandis alcuni elementi di quello che lui ha detto erano quelli che erano nella Costituzione, ma che non siamo più in grado oggi, perché non abbiamo una classe politica, perché anche loro vi diranno che se non c'è una classe politica che dice no, non si è andata da nessuna parte. Questi dicono no, oppure sì, oppure no. D'accordo? Bisogna avere un no deciso, e il no lo chiede solo un popolo. Un popolo che alla fine, come diceva Don Milani, l'istruzione lo porta a capire qual è la forza del suo potere. Grazie. Non saluti tanto. Andrea faceva riferimento al concetto delle truffe semantiche. Beh, le truffe semantiche partono da molto lontano e sono molto utili e utilizzate ai fini del mantenimento di certi concetti e di portare avanti certi fini. Una delle più famose, così ci capiamo velocemente, è la truffa sulla denominazione del debito pubblico. Il debito pubblico si chiama, guarda caso, debito, ma in uno Stato a moneta sovrana il debito pubblico non è un debito, in quanto rappresenta al netto la ricchezza che lo Stato trasferisce all'economia della nazione. Viene chiamato debito perché nell'accezione comune il debito è qualcosa di negativo, nessuno di noi vorrebbe avere dei debiti, e quindi è facile dare un'accezione negativa semplicemente chiamando qualcosa con un nome non appropriato. Nel regime dell'euro il debito pubblico è effettivamente un debito, in quanto lo Stato deve effettivamente corrispondere il debito. E come lo fa, visto che non può battere moneta? Riducendo le spese e tassando a morte i cittadini. Molto semplice. E questo vale per tante cose. Ecco perché è importante, io sono molto sintetico, è importante che da questo incontro riusciate a smontare quelle che sono le truffe semantiche di cui siamo pieni, di cui i giornali e le televisioni ci riempiono le orecchie in continuazione. Quando noi parliamo con chiunque, amici, parenti o altro, vedrete che se voi dite che l'euro dovrebbe essere cancellato, tutti quanti vi diranno ma è assurdo, sarebbe una tragedia. Perché? Perché questo è il messaggio che è passato. Quello che vorrei ottenere io, e vorremmo penso ottenere tutti, non è tanto che voi diventiate degli esperti di economia, ma che
sorge il dubbio ed entri nella testa un concetto fondamentale, che è quello che non è detto che quello che vi raccontano sia per forza vero, e vi venga il dubbio che forse quando noi 20 anni fa eravamo una nazione governata da persone forse discutibili quanto quelle attuali, ma avevamo un regime, delle regole economiche diverse, guarda caso l'Italia andava bene, l'Europa andava molto meglio di adesso. E quindi porci il problema di che cosa è cambiato da allora ad adesso, che vi venga il dubbio su che cosa è successo e come è stato possibile che questo succedesse. È vero che l'euro non è il problema fondamentale, ma sono le politiche che stanno dietro all'euro. L'euro è uno strumento. A me andrebbe benissimo se da domani il deficit pubblico non fosse più legato al 3%, addirittura al pareggio di bilancio, ma fosse del 10%. Cioè significa che lo Stato potrebbe spendere tranquillamente per fare la cosa principale che deve fare uno Stato sovrano, azzerare la disoccupazione. La disoccupazione è una cosa che non dovrebbe esistere, che noi, sempre per le solite truffe semantiche, ci siamo abituati a ritenere come se fosse una cosa ineluttabile, cosa che di fatto non è. La disoccupazione è una cosa che uno Stato sovrano, con la sua moneta e la sua politica economica corretta, deve tendere a ridurre a zero, e ha tutti gli strumenti per farlo. Io nel libro parlavo dell'Italia come quasi di un caso da studio, nel senso che l'Italia 20 anni fa quasi inconsapevolmente era il paese dove le politiche keynesiane e la spesa pubblica e quindi la crescita economica si erano rivelate talmente efficaci da rendere la disoccupazione molto bassa anche in condizioni politiche discutibili, perlomeno quanto sono quelle attuali. Quindi quello che mi interessa trasmettervi in questo momento è di trattenere dei concetti elementari che, guarda caso, divergono da quelle che sono le nozioni che ci vengono continuamente trasmesse da tutti i media a reti unificate. Grazie. È fatto l'ora di chiudere. Io solo di un debito credo si possa andare orgogliosi, è il debito di gratitudine, soprattutto a chi ha retto fino alla fine questa serata e ai relatori. Credo che abbiamo imparato qualcosa in più e abbiamo qualche strumento in più. Questo è uno degli obiettivi principali che il Movimento si propone sempre, che è quello anche di divulgare notizie e di metterci in condizioni di fare riflessione per essere più consapevoli al momento delle nostre scelte e poter parlarne anche con gli altri cittadini. Grazie a tutti. Se volete dare un volto a quei nomi che ho detto prima, vi faccio scorrere velocemente le slide. Sono 4-5 slide. Jonathan Hill, Miguel Arias Cainete, questa è Cecilia Mastro, quella che dice il mio mandato non arriva dall'Unione Europea, dagli elettori. E poi ci sono gli ex commissari che nel momento in cui hanno smesso il mandato da commissario hanno ottenuto una posizione professionale presso altri istituti. Vediamolo. McLean è diventato consigliere amministratore di Ryanair. Quest'altro ha avuto l'incarico di consulente senior presso Bank of Scotland. La signora ha avuto l'incarico presso la Munich Re.
che è una compagnia di assicurazione privata, questi sono tutti ex commissari che una volta che hanno terminato il mandato della commissione hanno ottenuto il posto di lavoro dall'altra parte. Daniele Viciani, il mitico Daniele Viciani, replica il 19 ad Impruneta, quindi passate voce agli amici e parenti, il 19 ad Impruneta ci sarò di nuovo, il principe e la moneta. Grazie a tutti.